Allora, buongiorno, bentrovati. Mi hanno detto che gli assenti sono a farsi vaccinare, per cui sono tutti giustificati. Allora, parto dicendo che un collega molto autorevole, che forse voi non conoscete, ma spero che abbiate occasione di ritrovare nella vita leggendo, che si chiamava Indro Montanelli, uno dei più importanti giornalisti italiani, diceva che il bravo giornalista è quello che spiega bene ciò che non riesce a capire. Era ovviamente una provocazione perché diceva che il bravo giornalista cosa deve fare? Deve andare da quelli che capiscono, deve andare dagli scienziati, ma c'è sempre uno scienziato in ogni materia. Può essere un artigiano del presente, può essere un ricercatore, può essere un agricoltore, può essere un sacco di cose. Per cui l'approccio tecnico-scientifico, che poi è l'approccio della vostra scuola, e nel portarvi il saluto del vostro dirigente Paolo Dal Vitt, dico anche che mi ha pregato di ricordare questo approccio, cioè la necessità, di andare un po' oltre, di andare un po' oltre le parole, di andare un po' oltre le dicerie. Io aggiungo di andare oltre le cose che oggi ci racconta il dottor Google, che fa dei danni inenarrabili non solo in materia di sanità, ma anche su molti altri argomenti. Per cui dice: è perfetto organizzare in una scuola come questa un incontro come questo. Un incontro, pensate, che ha un titolo brevissimo senza sottotitolo, mi sono interrogato su questo, no? Perché vaccini. Così io non dico se sono per la Juve, per l'Inter, no, vaccini. Questo è il titolo emblematico dell'incontro di oggi. Io avrei forse messo un sottotitolo, un approccio scientifico, in modo, come dire, di sottolineare quello che oggi ascolterete. Ringrazio anche la professoressa Michela Giuliani che ci ha accolto, è una professoressa di scienze, per cui è giusto che sia stata lei a prenderci per mano e a portarci in quest'aula. Però voglio ringraziare anche l'Università di Trento, il Centro Mente Cervello, il CIBIO, tutte le persone che nell'ombra hanno contribuito a realizzare questo appuntamento, che è un po' una prima, nel senso che è il tentativo di far dialogare il mondo dell'università, il mondo della ricerca con il mondo dell'istruzione superiore. È un passaggio importante perché spesso non si hanno gli strumenti per capire, gli strumenti per leggere. Vi ho detto all'inizio che non avevo gli occhiali, ecco, oggi forse voi avrete degli occhiali, finito questo incontro, per leggere meglio quello di cui spesso avete letto in questo periodo e che magari vi ha anche coinvolto, perché c'è anche una ragazza che è passata da questa scuola, che è finita sui giornali per questioni di vaccini, per cui è un tema molto importante. E oggi l'approccio sta tra il biologico, il medico, il giuridico, cioè ci sono le varie persone che per i loro studi, per i loro interessi e anche per il loro lavoro quotidiano, si sono occupati del tema dei vaccini. E parto subito col professor Grandi. Il professor Grandi, i casi sono due, o vi parlo 20 minuti di lui o gli do la parola. E vi dico solo due cose. La sua carriera si svolge fra New York, San Francisco, l'Italia, passa ad un'università prestigiosa come quella di Pavia, dove fa ricercatore. È bello sapere che oggi insegna all'Università di Trento, per cui questo è un luogo dove i cervelli si attirano e tante volte non ce ne rendiamo conto anche noi dei giornali quando raccontiamo il ruolo che ha avuto l'università in questa terra. L'università in questa terra, come è scritto in un bel libro di Concetto Vecchio, ha cambiato il colore della città, ma ha cambiato anche il modo di pensare ed è in grado di attirare persone come il professor Grandi, che tra l'altro ha vissuto anche dentro il grande mondo farmaceutico, dentro il grande mondo delle aziende, multinazionali, internazionali, per cui chi ha lavorato ad esempio all'ENI e ha potuto seguire la ricerca in un luogo come l'ENI o che ha potuto seguire la ricerca dal punto di vista farmaceutico, non è solo chi ha, spero di non sbagliare il numero, mi ero segnato 448 brevetti più 50 in attesa, come dire, di timbro, per cui 200 pubblicazioni, insomma, basterebbe questo per spiegarvi che si sta occupando dei vaccini da tutta la vita. Aggiungo solo una cosa, che nell'occuparsi di vaccini, nell'ultimo periodo si sta occupando anche di una cosa che un tempo si diceva innominabile, che si chiama tumore, e di come questo studio può portare anche un domani, si spera, non dico alla soluzione, vero professore, perché forse soluzione è una parola grossa, però ad affrontare in modo diverso anche il famigerato tumore. L'approccio, come potete capire, è assolutamente scientifico. Professore, a lei la parola. Buongiorno a tutti, grazie. No, parlavo troppo, cioè, non avevo. Figurati se ho gli Cioè, occhiali. scusa. Dunque, saluto a tutti, grazie di avermi invitato. Io quello che mi è stato chiesto in 10 minuti di cercare di dirvi un po' come funziona l'immunologia e i vaccini. E
che non è del tutto facilissimo. Cerco di arrivare a una sintesi, spero la migliore possibile. Però di buono che non segui interrogazione, no? Per cui... Esatto. c'è questo vantaggio, cioè, in 10 minuti però non si interroga. Bravo. Comunque, insomma, se non è chiaro, per cortesia, alzate, fatemi sapere, fischiate, fate quello che volete. Allora, la prima cosa che ho cercato di fare è di darvi una definizione di cos'è la vaccinazione. Allora, io l'ho chiamata l'arte, perché a volte, come vedremo, come magari proviamo modo di parlare, a volte è nata la vaccinazione, i vaccini sono nati molto prima dell'immunologia, no? Si sono stati vaccinati, vi faccio vedere una slide adesso, i vaccini sono nati negli anni 1000, già è descritto nell'anno 1000 dai cinesi, che facevano i vaccini contro il vaiolo, senza sapere assolutamente niente di cosa fosse il virus. Quindi l'ho chiamata arte, l'arte di come indurre una risposta immunitaria protettiva contro una certa infezione senza provare l'esperienza della malattia e dell'infezione, quindi dello star male. Questo quindi è il magico segreto dei vaccini. Come funziona? Per cercare di spiegarvi vi faccio vedere questa slide, spero di non sia troppo complicata. In questa slide voi vedete, questo è come avviene il decorso di un'infezione. Appena noi siamo a contatto con un patogeno, e vi assicuro che questo avviene tutti i giorni, siamo a contatto, noi abbiamo, grazie a Dio, un sistema immunitario, una prima risposta che si chiama risposta immunitaria innata. Non ho tempo di spiegarvi come funziona, ma è potentissima. Il 99,9% dei contatti con gli agenti patogeni li superiamo grazie a questa immunità innata. Dopodiché, a un certo punto, se l'infezione comincia invece, il patogeno comincia a entrare nel nostro organismo e a riprodursi, a un certo punto parte quella che è chiamata la risposta immunitaria adattativa. La risposta immunitaria adattativa è quella che ha un'altissima specificità per il patogeno, è quella che dà la capacità di eliminare proprio il patogeno, mentre la risposta innata è molto più generale, chiamiamola così, quella adattativa è specifica. Però ci vuole tempo, il nostro organismo ha bisogno di qualche giorno, in realtà da una settimana a 10 giorni prima che questo parta. E quindi che succede? Che nel frattempo abbiamo l'infezione va avanti, e a questo punto l'infezione, che normalmente è asintomatica quando all'inizio, fino a un certo punto, può diventare sintomatica, abbiamo la malattia. Dopodiché la nostra immunità adattativa cresce, aumenta, e che succede? Che a meno che non succede che andiamo a bere il caffè Lavazza da San Pietro, come si fa vedere la pubblicità, e cioè l'infezione ha la precedenza su di noi. E comunque non c'è fretta. E comunque non c'è tanto lui sta lì. Purtroppo, a volte purtroppo il nostro sistema immunitario non ce la fa a superare l'infezione, come sappiamo, ma se la supera, a un certo punto non solo elimina il patogeno, ma dà quella che è considerata la memoria immunitaria, che vuol dire che se noi siamo esposti nuovamente allo stesso patogeno, noi riusciamo a combatterla. Questo è insettamente il sintesi di come funzioniamo. Come funzionano le infezioni? Dove i nostri patogeni che ci vengono, dove vanno a infilarsi? Ci sono in due comparti principali, o sono fuori dalle cellule, e allora si chiama il comparto extracellulare, e può essere sangue, la linfa, gli spazi interstiziali, oppure sull'epitelio, sulla superficie epiteliale. Alternativamente, e lì colonizzano e eventualmente sviluppano la malattia. Altrimenti sono intracellulari, e allora abbiamo anche qui due comparti particolari, o nel citoplasma, voi avete studiato, oppure nel comparto vescicolare. Noi abbiamo delle vescicole, parliamo dal Golgi, il reticolo endoplasmatico, gli endosomi, dove poi avviene. Questo è qui vedete illustrato i batteri nel citoplasma o nelle vescicole. Bene. La risposta adattativa funziona in due modi, o attraverso la produzione di anticorpi, quindi noi come uccidiamo in modo specifico i patogeni, attraverso la produzione di anticorpi, o attraverso la produzione di cellule, una risposta cellula mediata che appunto elimina i batteri. Allora, gli anticorpi sono essenzialmente adibiti a combattere i patogeni quando sono fuori, quelli extracellulari, nella linfa, nel sangue, nel sistema interstiziale. E agiscono in due modi, o legano i fattori virulenti, per esempio tossine, colera, tetano, noi ci vacciniamo, chi fa sport si vaccina regolarmente con l'antitetanico, legano gli anticorpi, legano le tossine, le bloccano, e poi ci sono delle cellule fagociti che inglobano il complesso anticorpo e tossina e lo distruggono. Alternativamente vengono gli anticorpi, legano i batteri, e anche qui legandosi facilitano i fagociti a mangiarli e a distruggerli. Quindi questo è il meccanismo degli anticorpi.
nei batteri, nei patogeni invece che vivono nelle cellule, allora il nostro sistema immunitario, siamo fatti così bene noi, il buon Dio ci ha fatti così bene, tale per cui noi quando le cellule sono infettate o nel citoplasma o nel comparto vescicolare, alcuni componenti dei patogeni vengono, le cellule infette lo presentano sulla superficie. Qui vi ho schematizzato un po' l'indicazione della presentazione di pezzi, di componenti dei patogeni sulla superficie. Bene, quando questo avviene, a questo punto intervengono le cellule, linfociti T, i quali vanno a riconoscere queste cellule infettate e a questo punto uccidono le cellule o distruggono proprio la cellula infettata oppure facilitano da parte della cellula infettata la capacità di uccidere i patogeni. Quindi la risposta cellulomediata funziona per i patogeni intracellulari, le risposte anticorpali per quelli extracellulari. Bene, arrivo veloce, quindi se noi superiamo un'infezione, quindi noi non solo abbiamo fatto anticorpi e linfociti T specifici, ma questi anticorpi e linfociti T specifici rimangono, quindi dando la memoria immunitaria, e se siamo esposti di nuovo, ecco che quelli intervengono subito e allora funziona subito la risposta immunitaria e eliminano il patogeno. Quindi impediscono il ritorno della malattia. Così è come funziona. Bene, i vaccini cosa sono fatti? Alla fine cosa sono? Non fanno altro che cercare di selezionare dei componenti di questi patogeni in modo tale da stimolare la stessa risposta anticorpali o cellule mediate che sono capaci di combattere i patogeni. Quindi noi induciamo anticorpi e o linfociti T tali per cui, contro patogeni specifici, tale per cui se noi siamo esposti poi alla fine al patogeno, noi lo eliminiamo come avverrebbe se fossimo già stati esposti alla stessa malattia, alla stessa infezione. Bene, finisco, perché sennò mi picchia. I vaccini sono costituiti, come sono fatti alla fine questi vaccini? I vaccini sono fatti in due modi, o vengono utilizzati i patogeni interi, cioè, e vengono somministrati così, e questi qui danno delle risposte immunitarie simili a quelle che avvengono se il patogeno fosse vivo, essenzialmente. Oppure i vaccini moderni, diciamo tra virgolette, sono quelli che invece vanno a isolare solo i componenti importanti per indurre la risposta, no? Quindi è solo fatto da componenti di questi patogeni e a questo punto i componenti vengono anche qui somministrati attraverso la vaccinazione e questi inducono le risposte specifiche contro i componenti ma che sono sufficienti per neutralizzare i patogeni. Finisco solo ricordandovi quello che vi ho detto. Allora, i vaccini, la pratica della vaccinazione è nata prima. Con chi c'è? No, siamo curiosi di sentire questa telefonata via Skype per capire. Che devo fare io? Clicco? Clicco. Clicchiamo, rispondiamo. Pronto? Succede anche questo. Pronto? Dovrebbe essere insegnante connessa a scuola. Per cui teoricamente adesso si connette con l'intera classe? E se fosse invece una fidanzata segreta del professor Grandi, cioè sarebbe imbarazzante rispondere davanti a 50 persone, esatto, non sarebbe bello. Non dà cenni. Allora, bene, ok. Allora, finisco, davvero, vi dicevo che la vaccinazione è nata. Sì. Qui compare. Buongiorno, buongiorno. Professoressa, buongiorno, è arrivata proprio all'inizio, il professor Grandi si sta per finire la sua relazione, ma è una sintesi la fine, per cui l'aiuta anche a connettersi con noi. Sì. Sì, quindi cosa faccio io adesso? Lo facciamo subito. No. Sì, basta chiudere la finestra, teoricamente loro ci vedono lo stesso, no? Cioè, secondo voi non chiudi, sì, esatto, perfetto. Allora, vi finisco dicendo davvero che per dirvi che la vaccinazione è nata molto prima che si sapesse tutti questi meccanismi. E vi dicevo, il primo vaccino che è riportato nella storia è un vaccino che è stato sviluppato in Cina in cui contro il vaiolo. Voi sapete che le epidemie di vaiolo ammazzavano il 60-70% della popolazione, era un'epidemia molto, molto severa. Bene, questi cinesi che avevano inventato avevano visto che se prendono sulle pustole dei pazienti, che erano sopravvissuti, a volte anche non sopravvissuti, le grattavano, facevano una scraping, rimuovevano il materiale, poi lo lasciavano essiccare un mese, hanno visto che un mese bastava, secondo loro, essiccare all'aria, lo mischiavano con una foglia di questa pianta che vedete sotto, questo Uvularia grandiflora,
e poi lo somministravano via nasale. E per qualche motivo misterioso, alla fine, che invece poi adesso è chiaro, praticamente i vaccinati erano sostanzialmente protetti durante l'infezione, con un'incidenza di mortalità dovuta alla vaccinazione di circa l'1%, quindi non era perfetto il vaccino che era fatto. Però voi sapete, il rischio di morire era circa 70% durante le epidemie, quindi anche correre il rischio di morire con 1 su 100 era sempre vantaggioso, il costo era il beneficio. E vi ripeto, questo non sapevano assolutamente niente. Il meccanismo poi è chiaro, cosa avevano fatto? Avevano ucciso, inattivato il virus, lasciandolo all'aria per un mese, e di conseguenza avevano fatto quello che poi razionalmente poi hanno fatto Pasteur e questa è l'ultima slide, hanno fatto invece Jenner. Questo qui era il famoso Edward Jenner, il quale ha fatto il primo esperimento clinico di vaccinazione, in cui avevano notato, e lui ha partecipato a questa bellissima intuizione, avevano notato che le mungitrici, le donne che erano adibite alla mungitura delle mucche, non si prendevano il vaiolo durante le epidemie. E il motivo che aveva intuito Jenner era che era dovuto al fatto che le mucche hanno anche loro, sono infettate da un virus che è simile al virus del vaiolo nostro, si chiama il cowpox, il quale dà una infezione, infetta l'uomo, ma in una forma estremamente mild, molto leggera, quindi non dà malattia, ma avendo essendo simile al virus umano, protegge. E quindi lui cosa ha fatto? Ha preso le pustole del vaiolo delle mucche, le ha grattate e le ha usate per vaccinare un bambino di 8 anni. Bene. Dopo che l'ha vaccinato, udite, cosa ha fatto? Ha acchiappato invece il virus, quello vero, quello umano, e l'ha iniettato nel bambino. Quindi ha fatto un esperimento, un challenge clinico, il primo esperimento clinico mai riportato, e questo è il paper riportato, il primo paper di sperimentazione clinica dei vaccini, e ovviamente gli è andata bene perché il bambino è sopravvissuto e è salvato. E anche qui, dicevo, l'ha fatto senza sapere niente di quello che stava facendo, da un punto, solo l'intuizione. Dopodiché, non sapeva neanche quello che accadeva in Cina, o aveva invece studiato un po' delle carte cinesi? Le carte che erano arrivate da Milady. Bene, io qui mi fermo, scusate se mi sono dilungato troppo. L'abbiamo ascoltata con grande piacere, poi torneremo. Bisogna anche dire che Skype funziona in due modi, no? C'è uno che parla e uno che ascolta. Se quello che ascolta parla, è un problema. Però sento che forse... Ecco, non so se adesso sta facendo una traduzione. Sì, adesso c'era la dottoressa Silva Franchini. No, ma forse... Sì, benissimo, risolto il problema. Allora, la dottoressa Silva Franchini, che è specialista in igiene e medicina preventiva, e la parola preventiva già ci induce a fare un ragionamento, ha fatto a lungo l'epidemiologa, parola complicatissima dentro l'azienda sanitaria di Trento, e continua a farlo in realtà, perché adesso dirige l'intero settore legato proprio all'igiene e alla sanità pubblica. È molto interessante anche perché lei è dentro l'AIFA, questa associazione che... racchiude e semplifico, come fanno sempre i giornalisti, insomma, l'associazione farmaceutica italiana, la chiamiamo così, e si occupa proprio di quelle segnalazioni avverse, no? Alle reazioni avverse. Reazioni avverse in questo caso ovviamente di natura clinica, non solo di natura, perché immagino che ogni tanto ci siano delle reazioni avverse anche, come dire, a parole, no? Cioè delle persone che si oppongono a determinate cose, immagino che su quel tavolo qualche volta si parli non solo della parte scientifica, ma anche delle reazioni, diciamo, ideologiche, possiamo definirle così, lo faccio io, visto che non sono pagato per questo, come dico sempre in questi casi. Dottoressa Silvia Franchini, a lei la parola. Ok, grazie mille. Sì, noi cogliamo con estremo piacere queste occasioni proprio perché come Dipartimento di Prevenzione ci teniamo proprio all'informazione, un'informazione che deve essere trasparente e corretta. Quindi cerchiamo di contribuire a tutti questi eventi, visto che ci rivolgiamo a dei giovani che sono insomma gli adulti del nostro prossimo domani. Ecco, io mi sarei tarata sui 15 minuti, però lei bruscamente, un minuto prima mi recuperi. Un minuto prima dei 15, va bene. No, parlare di vaccinazioni a parer mio è straordinario, qualcuno l'ha definito come la più importante assicurazione sulla vita. È un'opportunità di salute. Contiamo che a livello mondiale la vaccinazione di per sé dovrebbe essere considerata un diritto,
un diritto per tutti, perché di per sé come azione di sanità pubblica, dopo quella della potabilizzazione dell'acqua, è quella che ha consentito di ottenere risultati maggiori. Ricordi ormai lontani, ma il vaiolo, che era un flagello che mieteva vittime con centinaia di milioni di soggetti che sono deceduti nei secoli per questo, è stata debellata, scomparsa, grazie alla vaccinazione. Ma venendo a tempi più recenti, la poliomielite, che è ancora imperversa in alcune aree del mondo, grazie ad una sinergia fortissima, ad uno sforzo congiunto tra pubblico e privato, sotto l'egida dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ecco che è una delle altre malattie su cui si vuole intervenire. La vaccinazione, quindi, se da noi a volte è vista con diffidenza, in realtà in altri paesi del mondo è vissuta invece come un diritto negato. Dottoressa, scusi, io faccio subito maleducato. È vissuta con diffidenza perché da noi non c'è più. No, cioè abbiamo già il vaiolo, non c'è più, perché appunto debellata la malattia, pensiamo ormai il problema è risolto, ma non certo, è mai risolto. Vedremo infatti come le vaccinazioni sono proprio da intendersi come vittima del loro successo, e questo è proprio un assunto, una definizione che ormai noi ci portiamo avanti. E infatti adesso proprio, nelle prossime settimane, ci sarà il weekend organizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che richiama proprio sull'importanza della vaccinazione, ma intesa come gap tra l'atteso e l'ottenuto, cioè tra quanti paesi ancora attendono la vaccinazione per numerosissime malattie. Pensiamo alla diarrea infantile che ancora miete milioni di vittime nei bambini, pensiamo appunto alle meningiti, pensiamo appunto al tetano che da noi è una realtà tutto sommato contenuta, anche se ricordo che abbiamo avuto l'anno scorso un caso in un soggetto trentino che è stato 8 mesi in rianimazione per il tetano, quindi non è proprio così remoto come ricordo, ma la vaccinazione a livello mondiale purtroppo ancora risente di un contesto globale, perché la salute, lo sappiamo, la salute è all'interno di un contesto in cui tanti sono i determinanti, e in alcuni paesi, e ormai sappiamo la situazione non è proprio limitata ad alcuni, laddove c'è una fragilità intrinseca legata ai conflitti bellici, legata alla crisi, ecco, la salute è legata a questi determinanti. La vaccinazione come strategia può essere impostata laddove c'è una situazione che lo consente. Quindi in questo weekend dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si ricorderà proprio quello che manca alla vaccinazione per avere il diritto alla vaccinazione e per ottenere un guadagno di salute, perché qui parliamo di risparmio di vite umane e di una qualità di vita che deve essere garantita alle generazioni, perché spesso non è solo la mortalità ma anche la disabilità, gli esiti che conseguono a queste malattie. E invece veniamo alla nostra realtà, perché a noi sembra parlare, ecco, questa ci parla adesso dei paesi lontani. No, il discorso è proprio questo. La vaccinazione noi la intendiamo come un evento che in fondo sì, ci aiuta a prevenire, ma c'è spesso una diffidenza legata anche ad una percezione del rischio che è alterata, non è basata su dati oggettivi. Noi vediamo queste malattie come la poliomielite, come appunto un discorso remoto. In Italia gli ultimi casi di poliomielite li abbiamo avuti negli anni 50, ancora qualche nonno, qualcuno ne porta gli esiti. Poi la vaccinazione è intervenuta e il picco è drammaticamente calato. Questo è un dato inconfutabile, incontrovertibile. Quindi se bambini con menomazioni sono ancora visibili in paesi quali appunto l'Afghanistan, il Pakistan, la Nigeria, noi no, non li vediamo più. Il polmone d'acciaio famoso con gli esiti della poliomielite, che è una malattia che agisce dal punto di vista neuromuscolare compromettendo i muscoli, quindi non riusciamo più a respirare, a camminare, ecco, da noi la poliomielite viene vista come lontano, ma in realtà è presente. Questa è una nota che ci è stata inviata l'altro giorno dal Ministero della Salute, febbraio 2017, che ci ricorda come la poliomielite, nonostante tutti i nostri sforzi congiunti, purtroppo ancora c'è, perché ci sono dei paesi, quali appunto l'Afghanistan, il Pakistan, guarda caso, aree di cui parlavamo prima, no? Con una fragilità in cui è difficile irrompere in maniera sistematica con dei programmi a lungo termine. Ebbene, la poliomielite, che si, attraverso il virus della polio, è presente nell'acqua, quindi estremamente presente nell'ambiente, e in cui l'uomo è un ospite, è presente. E da quei posti, come del resto ancora in Africa, come in Nigeria, sappiamo anche che, e qui è un discorso oggettivo che è legato proprio a quello che sta accadendo, ma è incontrovertibile, abbiamo dei moti di movimenti umani che fanno sì
che non possiamo considerarci in un'isola. Il fatto di avere contatti, che è una cosa splendida, e di avere un'interazione a livello planetario, ci porta anche a esporci, certo, a queste situazioni che potrebbero sì ripresentarsi anche da noi e riportare la poliomielite. Ma questo è un discorso ovvio, è un discorso di salute vista come diritto per tutti e quindi in un concetto proprio solidaristico. E infatti in questo senso anche in Italia si sta molto lavorando, anche in maniera proprio multidisciplinare, non solo i medici, ma infatti lo attesta anche il fatto che siamo qui con diverse figure a questo incontro. E vaccinazione come scelta di salute, come opportunità. Vaccinazione quindi che deve essere trasmessa nelle informazioni in maniera corretta. Ci sono adesso dei movimenti ideologizzati che tendono a sostenere teorie complottistiche, e vale per le vaccinazioni ma vale anche per altro. Ecco, stiamo attenti, l'informazione deve essere corretta. Bisogna appunto, adesso ci sono queste figure che ci aiutano, dei debunker che vanno a demistificare, vanno insomma a smascherare questi, noi li chiamiamo cialtroni, che si avvalgono di non elementi scientifici. Non esiste nell'ambito delle vaccinazioni due posizioni, scienza e non vaccinatori. Cioè non esiste, la scienza è per l'evidenza. Ci basiamo su quelli che sono i dati, che sono in evoluzione, degli studi scientifici. Quindi abbiamo diritto come cittadini, certo, alla vaccinazione, a un'informazione corretta e trasparente. Noi operatori però dobbiamo anche alimentare e questo discorso proprio della correttezza e quindi del dialogo con la popolazione e offrire ovviamente una qualità. Questa è proprio una carta rappresentativa attuale a cui hanno concorso non solo medici di sanità pubblica, ma scienziati, ricercatori, cosiddetti anche dei movimenti anti-bufala. Questo è un elemento estremamente importante. Mi rivolgo a voi giovani perché ci vuole una coscienza critica. Vale per le vaccinazioni e vale per le altre cose. Verificate sempre quello che vi è detto, attraverso però anche una consultazione delle fonti. Non è sempre facile muovervi, ma abbiate anche un po' di fiducia anche nelle istituzioni. E questo è un punto importante. La vaccinazione sicuramente conferisce una protezione al singolo. Io mi vaccino e mi proteggo contro la meningite, mi proteggo contro il pneumococco, contro l'influenza. Ma la vaccinazione, quello che è importante dal punto di vista di sanità pubblica, è che ha un valore etico e sociale. Cioè la vaccinazione non mira a proteggere solo te o me, ma mira a eliminare, a debellare le malattie. Perché questo è possibile soprattutto con alcune malattie come appunto la polio, il morbillo, in cui il virus circola laddove ci sono soggetti suscettibili. Ma se noi cominciamo a vaccinare un po' tutti, ecco che a un certo punto raggiungiamo una soglia di copertura, cioè pari diciamo al 95% per semplificare, in cui il virus non riuscirà più a circolare, perché tutti saremo vaccinati. E questo fra l'altro va a proteggere quei pochi che magari non possono vaccinarsi veramente. Ma pian piano non avrà più la protezione solo per noi, ma andremo a vedere che il virus non circola più, non trova più materiale umano. E pian piano negli anni andrà a scomparire. Ed è questo l'obiettivo, non solo il singolo, ma a livello collettivo. Il vaiolo è scomparso e adesso possiamo concentrarci su altro. Ci concentreremo sulla polio, poi vogliamo concentrarci sul morbillo, che è un altro obiettivo mondiale, e via e via. Grazie però al concorso responsabile di tutti. Perché la vaccinazione proprio è un atto, sì, di protezione soggettiva, ma di grande responsabilità sociale. Quindi le vaccinazioni, anche come distinzioni tra obbligatorie e facoltative, viene meno, è obsoleta, è vecchia, anacronistica. Le vaccinazioni, quelle che sono indicate, sono raccomandate sulla base delle evidenze, in un rapporto di efficacia e sicurezza, perché quelle che vengono proposte nel calendario per la vita sono vaccinazioni che sono state pesate nel loro rapporto, ovviamente, rischi-vantaggi. E su questo, fra l'altro, c'è un concorso, uno sforzo che vi assicuro è enorme. Si è tanto parlato anche il mese scorso del Piano Nazionale Vaccini, che rientra nei famosi LEA, Livelli Essenziali di Assistenza. Il nostro servizio sanitario ha tutte le lacune che volete, ha la sua fragilità, ma è uno dei migliori d'Europa perché è universalistico, cioè mira alla lotta contro le disuguaglianze, mira all'inclusività, e la vaccinazione in questo senso ne è un esempio splendido.
Noi cerchiamo di individuare le persone a rischio, le invitiamo attivamente e offriamo una vaccinazione. Se ci pensate dal punto di vista di sanità pubblica, è straordinario. In altri paesi del mondo questo non accade. Ognuno se la cerca e se la paga. Qui c'è un concetto veramente globale. Questo è, tanto per riassumermi, l'ultimo calendario che adesso è uscito nel Piano Nazionale Vaccini ed è faticoso per noi della sanità pubblica renderlo sostenibile ed è un calendario per la vita. Contro le principali malattie per cui esistono vaccini vengono offerti attivamente, soprattutto nella prima infanzia per la meningite, il tetano, il polio, l'epatite B, ma via via negli adolescenti contro la meningite, l'influenza, a seconda delle categorie, ecco che c'è un'offerta che è calibrata sulla base del rischio specifico. Quindi è un evento straordinario e qua chiudo proprio dicendo mi fanno sorridere quelli che non poi mi lascia pensano... neanche il gusto di interromperla al minuto 14, arriva no, giusta, no, giusta. A quelli che fanno l'abbinamento spesso, no? Vaccino Big Pharma. Ecco, questa è una considerazione che si può verificare. Ecco, non è il vaccino uno dei farmaci sicuramente che danno profitto. Se pensiamo, i vaccini rappresentano l'1% dell'intera spesa farmaceutica. Ciascuno di noi, siamo 60 milioni di soggetti indicativamente in Italia, ecco, pro capite su ciascuno di noi la spesa annuale per tutti i vaccini, tutto quel calendario che vediamo è circa 5 euro, forse adesso qualcosa di più perché sono entrati i nuovi vaccini. Quindi 5 euro a testa, ognuno di noi pesa 5 euro a testa. Su una molecola, qual è quella molto importante, che è una statina per abbassare il colesterolo, molto importante perché il colesterolo è un fattore di rischio nelle malattie cronico-degenerative, però già su ciascuno di noi questa sola molecola pesa 8 euro per abbassare il colesterolo rispetto a tutti i vaccini. Poi un'altra grande molecola per cui si spende tanto è un antiacido, un inibitore della pompa protonica, insomma è molto importante nell'assunzione di alcuni farmaci sempre negli anziani e per questo abbiamo su ciascuno di noi paghiamo diciamo 15 euro. 15 programmato euro per il 14° minuto, apprezzato. Ok, rispetto ai vaccini. Quindi se dobbiamo parlare di profitto, direi che non è proprio sui vaccini. Quindi valutiamo criticamente, questa è una vignetta che riporta sul rischio, ecco, rischio ai vaccini, possiamo parlare dell'efficacia, della sicurezza dei vaccini, ma quello che viene proposto nel calendario vaccinale è valutato con estrema attenzione e con estrema criticità e quindi la proposta di accogliere la vaccinazione è una proposta tesa proprio a offrire un'opportunità di salute, ecco, questo in breve sintesi, poi avremo modo di... Grazie, parlare. Grazie dottoressa Franchini. Una sanità, quella italiana, quella trentina, verrebbe voglia di dire vaccinata. E abbiamo parlato anche di mistificazione e demistificazione. Una specializzazione in demistificazione ce l'ha fra le tante cose che ha fatto il professor Iuri Bozzi. Oggi insegna al Centro Mente e Cervello dell'Università di Trento, però lui è laureato in biologia a Pisa. Mi piace ricordare che ha fatto anche un dottorato alla Normale di Pisa, che voi sapete è uno dei luoghi più importanti per quello che riguarda l'università italiana. E lui non è solo ricercatore di CNR per un periodo, oggi vi ho detto insegna a Trento, però insomma, si occupa di autismo e epilessia. Voi sapete, in particolare, voi sapete che quando appunto si deve mistificare, una delle prime cose che si dice è dietro l'autismo c'è sicuramente qualche vaccino che ha prodotto dei problemi, dietro l'epilessia chissà cosa c'è, per cui... Professor Iuri Bozzi, a lei il ruolo del demistificatore. Beh, piuttosto il ruolo di raccontarvi quella storia dietro la mistificazione e poi successiva demistificazione del legame tra vaccini e autismo. La storia comincia qui, nel 1998, vedete sulla la sinistra ha riportato la prima pagina di un articolo che fu pubblicato su una delle più importanti riviste di medicina del mondo, che si chiama The Lancet, da un medico inglese che si chiama Wakefield, 1998. E in sintesi, che cosa raccontava l'articolo? Raccontava che la comparsa dei sintomi dell'autismo, l'autismo è una malattia che si... manifesta nei primi anni di vita, caratterizzata fondamentalmente da una ritrazione dalle interazioni sociali del bambino, difficoltà di comunicazione con gli altri. Sintomi dell'autismo erano associati
alla somministrazione del vaccino trivalente antimorbillo, parotite e rosolia in 8 bambini su 12. Ora, detto così, 8 bambini su 12 può, se considerato in percentuale, è una percentuale altissima. Però non erano 800 su 1200 o 8000 su 12000. No, erano 8 su 12. Cioè il campione di studio era 12. Cioè complessivamente era 12. È questo il punto. Lo studio poteva essere stato in qualche modo pilotato. Gli effetti di questo articolo, l'articolo, ripeto, pubblicato sulla maggiore rivista di medicina del mondo, gli effetti furono disastrosi, perché nel Regno Unito e poi negli Stati Uniti si è diffusa la paura della vaccinazione trivalente. E la scia di questa paura la continuiamo a sentire in Italia tuttora, a distanza di 20 anni, no? Quasi 20 anni. 2017. E qui compare nei primi anni 2000 una figura di un giornalista, è interessante, non di uno scienziato, Brian Deer. A volte servono i giornalisti. No, servono, e come? È una notizia. È tutto documentato al tempo sul suo sito web www.briandeer.com. Questo signore, questo giornalista, scoprì che Wakefield aveva, uno, manipolato i dati, due, manipolato i dati perché egli stesso aveva interesse nella brevettazione di forme di vaccino singole, cioè diverse dal trivalente, cioè contro morbillo, contro parotite, contro rosolia, quindi per puro interesse economico. Ok? Qui è interessante questa vicenda per tanti aspetti, perché poi gli antivaccinisti si sono scatenati, come dicevamo anche prima, no? Col discorso del chi è favorevole ai vaccini e i governi appoggiano le ditte farmaceutiche, bla 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 bla. E abbiamo anche visto che in realtà il vaccino è un business relativamente importante rispetto ad altri tipi di farmaci. E però dietro invece a questa storia ci sta una storia di frode mossa da interessi economici di un singolo. Qui ci potrebbe essere anche da discutere sulla responsabilità. Perché non avrebbero dovuto accettare un articolo su 12, non 1200 o 120.000, 12 pazienti che mostrava un'associazione di rischio con la comparsa di autismo. Perché poi, qui siamo al 2014, una, come la chiamiamo noi, meta-analisi fatta da tre ricercatori su un campione di una decina di studi su un totale di 1.250.000 bambini ha rivelato che non esiste alcuna associazione statisticamente provata tra l'insorgenza dell'autismo e la somministrazione del vaccino rosolia, parotite e morbillo. Allora, il pensiero scientifico, parlavamo prima, la scienza come si muove? La scienza si muove sull'evidenza. Questa è l'evidenza. La somministrazione del vaccino in più di 1 milione di casi non provoca l'autismo. Punto. Cioè, dal nostro punto di vista di scienziati, qui il contraddittorio non si pone nemmeno. Sicuramente è giusto aver fatto degli studi che abbiano consentito di mettere insieme tutti i dati, però non c'è spazio per un'altra teoria, perché l'altra teoria non è supportata dai dati scientifici. È chiaro che tanto poi se si va a parlare con chi ovviamente la pensa in maniera non scientifica, ripeto, le accuse di sostenere l'industria dei vaccini ce l'avremo sempre, no? Il problema, poiché oggi si tende a appiattire tutto, no? Si parla di questa, esatto, società orizzontale in cui uno che parla vale come uno scienziato che ha studiato 1.250.000 casi. Esatto. E noi, insomma, io e penso anche tutti i miei colleghi, io mi permetto di dissentire. Cioè il lavoro dello scienziato è un lavoro lento, faticoso, di pazienza,
nel caso di chi lavora sui vaccini è un lavoro che però ha, dal suo punto di vista, l'evidenza, cioè del fatto di salvare le vite. Allora è chiaro che l'interesse poi è che cosa è l'autismo e da cosa viene e perché si è anche potuto immaginare che la somministrazione dei vaccini possa provocare l'autismo, cosa che sappiamo non è vera. L'autismo in realtà è una malattia estremamente complessa, gode, fra virgolette, consentitemi, attualmente di grande fama. Molti gruppi di ricerca che non studiavano l'autismo fino a poco fa, incluso il nostro, ci si sono interessati, perché è una malattia con una forte componente genetica. Esistono delle forme ereditarie che però sommano al massimo al 5% dei casi di autismo, però sappiamo anche che difetti genetici che possono insorgere per caso, quindi non ereditati dai genitori, durante la gravidanza, quindi nell'embrione, nel feto che si sviluppa, possono portare effettivamente all'autismo. E questi difetti genetici vanno tipicamente a colpire lo sviluppo del sistema nervoso, lo sviluppo del cervello. È per questo anche che molti ricercatori che prima di autismo non si occupavano, ma magari si occupavano di aspetti interessanti, altrettanto interessanti dello sviluppo del cervello, hanno poi collegato i propri studi all'aspetto più di insorgenza della patologia, che è poi un po' quello che è capitato a noi. Le cause sono non solo genetiche, ma anche, diciamo, molteplici, anche ambientali, diciamo così. Il punto è questo. Voi dovete immaginarvi un embrione che in un mammifero, l'uomo, cresce nella pancia della mamma, e un feto che si sviluppa, chiaramente segue un percorso di sviluppo che dipende dall'informazione genetica contenuta nelle sue cellule. Quindi lo chiamiamo noi un programma genetico di sviluppo. Però questo programma genetico, ora mi fermo, la campanella. Stavolta non era organizzata bene, però siamo ancora, abbiamo ancora qualche minuto. Questo programma genetico può essere in qualche modo alterato da eventi che colpiscono, in questo caso la madre, durante la gravidanza, quelli che noi chiamiamo fattori ambientali. Fattori ambientali per un feto che si sviluppa nella pancia della mamma può essere anche semplicemente cosa la mamma mangia, le malattie che la mamma contrae durante la gravidanza, tutto quello che altera la fisiologia dell'organismo materno può in parte colpire anche il feto. Qui ci sono stati degli studi e continuano degli studi che hanno cercato di capire se ci fosse ad esempio un'associazione tra infezioni che colpiscono la madre in gravidanza con, come ci ha spiegato il professor Grandi, e interessamento del sistema immunitario e poi l'insorgenza dell'autismo nel bambino. Perché? Una componente immunitaria sicuramente, soprattutto quando saltano un po' gli schemi, è importante per lo sviluppo corretto del cervello. Da qui però attenzione a dire che i vaccini, in quanto superstimolazione immunitaria, vanno ad essere considerati come causa dell'autismo, ce ne corre. Non è esattamente la stessa cosa. In realtà su questo non abbiamo una risposta precisa, perché ci sono tanti studi in corso e che sono piuttosto a livello di supposizione. L'autismo, da quello che sappiamo noi, è certamente di natura genetica, certamente diciamo la sua insorgenza deriva da un programma di sviluppo del cervello che salta in qualche modo. I difetti che diciamo lo determinano possono essere anche di tipo metabolico, malattie metaboliche che colpiscono la madre o malattie metaboliche geneticamente determinate possono portare all'autismo. Probabilmente c'è una componente immunitaria nelle cause dell'autismo e più in generale fattori ambientali come diciamo esposizione ad agenti tossici, ad esempio. Ci sono studi anche a riguardo. Il concetto è che
tutti questi fattori possono in maniera complessa concorrere a determinare uno sviluppo delle connessioni cerebrali non normale, chiamiamolo normale, portando ad autismo e a eventualmente altre malattie che vi si accompagnano. Ma di sicuro non c'è alcuna correlazione tra somministrazione di uno specifico vaccino e l'insorgenza dell'autismo. Questa è stata smentita dall'evidenza dei fatti su una scala, abbiamo detto, di milioni di casi. Vale una cosa analoga anche per quello che riguarda l'epilessia? Approfitto del fatto che gli studi di Pozzi siano legati anche a questo. Ma, allora, l'epilessia non ci sono nemmeno tra gli antivaccinisti più incalliti, non ci sono legami portati, diciamo, tra epilessia, insorgenza di epilessia e l'autismo. L'epilessia però è una patologia estremamente complessa e altrettanto, concedete in termini, interessante, che ha sofferto anch'essa della superstizione in maniera pesante. Ci sono dei bellissimi libri che raccontano la storia di questa patologia, già descritta dai greci, da Ippocrate, che è il fondatore della medicina moderna, ha scritto un trattato. Si dice invece che il fondatore del giornalismo sia Ippocrita. Vabbè. No, solo per dirvi, bella questa. Ma ve la vendo. No, per raccontarvi un paio di aneddoti. Nel Medioevo, i malati di epilessia erano chiamati accadenti, cioè coloro che cadevano, perché in preda alle convulsioni si rovesciavano, ovviamente, cadevano, perdevano l'equilibrio, e molti di questi erano utilizzati come fenomeni da baraccone per chiedere l'elemosina. Chi aveva un epilettico in casa se lo portava per strada, tanto prima o poi sarebbe venuta una crisi, e con questo facevano l'elemosina, si chiamavano accadenti. Poi tante, purtroppo, soprattutto donne malate di epilessia da 700 in poi sono state mandate a rogo come streghe. Quindi, e c'è anche un film abbastanza recente sulla storia di una malata di epilessia, un film tedesco, che è stata ovviamente in tempi più moderni considerata semplicemente indemoniata. Esistono, per esempio, se ve lo dovete cercare, esistono delle forme di epilessia che colpiscono alcune aree del linguaggio in cui la gente effettivamente comincia a parlare lingue sconosciute, e da lì si chiama l'esorcista. Grazie. E adesso arriviamo alla parte giuridica, ve l'ho detto in premessa, che si incrociavano più scienze oggi. Marta Tomasi, la dottoressa professoressa, è docente dottore di ricerca di diritto comparato ed europeo, però assoluto si occupa di quello che oggi si chiama biodiritto, cioè il rapporto fra il diritto e la scienza della vita. È uno dei grandi temi della società contemporanea. Se ne occupa all'interno di un gruppo di lavoro dell'Università di Trento, ma lei è anche assegnista all'Università di Bolzano, per cui tieni insieme, come me, visto che i giornali sono due, quelli che dirigo l'Alto Adige e Trentino, come me tieni insieme un piede di qua e un piede di là. Però adesso entriamo invece nel campo del diritto e dei nuovi diritti, mi sento di dire. Prego, dottoressa Tomasi. Ok, allora io cerco veramente di riassumere in maniera più sintetica possibile una cosa che in realtà è molto complicata, perché fin qui avete sentito parlare di vaccini come diritti, che è una cosa molto bella, però è anche vero che i vaccini, almeno in parte, sono dei doveri, ok? Vi hanno anche detto prima che la distinzione fra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni facoltative oggi non esiste più, o forse non dovrebbe più esistere. Provo a cercare di spiegarvi dal punto di vista strettamente giuridico qual è stato il percorso che ha portato verso questa strada. La base di partenza è quella che vedete proiettata alle mie spalle, il riferimento inevitabile è all'articolo 32 della Costituzione. Provo a fare poco la giurista, cioè cerco di essere più chiara e semplice possibile. Diritto alla salute, l'articolo 32 riconosce in apertura la salute come diritto fondamentale e poi mette subito sul tavolo il fatto che però esistano due facce di questo diritto, ok? Cioè, da un lato la salute è un diritto individuale, dall'altra però esiste un'altra dimensione che è quella collettiva, la salute come interesse della collettività. Va bene? Al secondo comma trovate un altro punto fermo che è il diritto al rifiuto di qualunque trattamento sanitario, ok? Tranne quelli che sono imposti dalla legge, cioè la Costituzione attribuisce al legislatore la possibilità di imporre dei trattamenti sanitari.
È interessante pensare al fatto che il legislatore questa cosa, cioè il fatto di imporre un trattamento sanitario a qualcuno, lo ha fatto in pochissimi casi, ok? E forse l'esempio più chiaro è quello delle vaccinazioni. Poi ci sono i trattamenti sanitari obbligatori in ambito psichiatrico, ma tendenzialmente queste sono più o meno le uniche due ipotesi che il nostro ordinamento riconosce, ok? Quindi questo ci dice che il legislatore sta molto attento e molto cauto nell'imporre un trattamento sanitario, perché evidentemente riconosce il bene individuale della salute come qualcosa di molto forte e l'importanza per ciascuno di prendere le decisioni nell'ambito come meglio crede. Questa è una schematizzazione proprio terra a terra del problema che il diritto si trova tre davanti. Tre poli, cioè, almeno, tre posizioni rilevanti, e deve riuscire in qualche modo a bilanciarle. Va bene, abbiamo l'interesse dei minori che vengono sottoposti a vaccinazioni, detto che non solo i minori oggi vengono sottoposti a vaccinazioni, ma è sicuramente l'ambito più critico, quello delle vaccinazioni sui minori. Un altro polo di interesse è quello dei genitori, okay, che hanno la responsabilità di prendere delle decisioni relative alla salute dei figli, e poi c'è l'interesse della collettività. Il diritto non può spostare tutto il peso della decisione verso uno di questi poli, deve necessariamente trovare un bilanciamento. È una cosa che sembra semplice, ma non lo è più di tanto in realtà nei fatti. Ok? Questa è la situazione odierna. Cioè, noi abbiamo oggi quattro leggi in vigore, che sono parecchio risalenti nel tempo, risalgono quasi tutte agli anni 60, tranne l'ultima che trovate elencata qui, e sono le quattro leggi che impongono delle vaccinazioni come obbligatorie, ok? Contro la difterite, il tetano, la poliomielite e l'epatite virale B. Queste leggi, ripeto, risalenti, ma sono tuttora in vigore, ok? Quindi impongono un obbligo di sottoporsi a vaccinazioni. Cerco rapidamente di spiegarvi però come questo obbligo si è evoluto nel corso del tempo. Tutte le altre vaccinazioni, moltissime altre vaccinazioni, sono però fortemente raccomandate a livello istituzionale e soprattutto sono offerte gratuitamente, ok? Quindi tutte le vaccinazioni che avete visto prima nel piano vaccinale sono raccomandate e offerte gratuitamente, ok? Quindi la parte sotto riguarda il diritto, le quattro leggi sopra riguardano i doveri che vengono imposti. Allora, inizialmente il quadro era abbastanza chiaro, perché quando queste leggi sono state introdotte erano corredate di tutta una serie di sanzioni che rendevano l'obbligo efficace e effettivamente coercibile. Ok? Noi avevamo una sanzione diretta, per cui erano previste delle pene che inizialmente erano addirittura sanzioni penali, poi sono diventate pene amministrative, quindi sostanzialmente pagamento di una multa. Ok? Poi erano previste forme di sanzioni indiretta, nel senso che al di là delle sanzioni dirette, le vaccinazioni erano richieste per poter iscrivere i figli a scuola, quindi nel caso in cui i bambini non presentassero un certificato vaccinale, le autorità scolastiche potevano dire tu a scuola non entri, ok? E poi era prevista, in caso di rifiuto, una procedura abbastanza chiara, per cui in sostanza, faccio un po' una sintesi terra-terra ma ci capiamo, veniva data una segnalazione al Tribunale per i minorenni, si poteva arrivare fino ad avere un'ordinanza del sindaco che imponeva la vaccinazione obbligatoria. Ok? Quindi era un vero e proprio obbligo giuridico, d'accordo? Cosa è successo nel corso degli anni? Sanzione diretta. Per intenderci, alcuni di noi attorno a questo tavolo, non i più giovani, venivano vaccinati a scuola come se niente fosse. C'era un momento in cui ci dicevano scendete, vi vaccinano. Non c'era un dibattito come in questo momento. Mi sembrava troppo giovane, non ho osato. Non ho osato. Nasconde bene. Del resto anch'io sono un falso magro. Va bene. Questo era per drammatizzare un po'. Ci stava. Lei fa la falsa giovane, io faccio falso magro, ci stava. Coppia, ragazzi. Va bene, allora, che è successo nel corso del tempo? Sanzioni dirette, moltissime regioni hanno poi adottato dei provvedimenti con i quali hanno dichiarato sospese le sanzioni, quindi hanno detto noi le sanzioni pecuniarie non le applichiamo, ok? Quindi cade il primo incentivo diretto alla vaccinazione. Sanzioni indirette, quindi obbligo di iscrizione a scuola, dal 1999 sono cambiate le regole, con un decreto del Presidente della Repubblica si è detto no, le autorità scolastiche non hanno il diritto di escludere dalla possibilità di accedere all'istruzione i bambini che non siano stati vaccinati dai genitori. Mi raccomando, corregga il refuso, sennò poi io soffro, perché esatto, almeno il rifiuto. Grazie. È una cosa che si fa più volte, il rifiuto, no? Si riusa più volte. Sotto l'ho scritto giusto, sono dislessica una volta ogni due. Ok.
Ultima faccenda, quella relativa al che cosa succede se un genitore rifiuta. Allora, tecnicamente l'ipotesi Tribunale dei minorenni, ordinanza del sindaco, è ancora aperta. In realtà però sia a livello di giurisprudenza, quindi alcuni giudici, che a livello di prassi interne all'amministrazione, in realtà si è scelta una strada diversa. Cioè i giudici hanno in più di un'occasione detto che l'obbligo vaccinale non è coercibile, quindi l'idea di prendere un bambino, legarlo alla sedia contro la volontà è impensabile nel nostro ordinamento, ok? Oltre a questo, a livello di amministrazioni si sono adottati dei protocolli che prevedono che cosa fare. Diciamo che l'ipotesi di chiusura, di segnalare i genitori al Tribunale dei minorenni, è molto remota, ok? Si cercano di fare tutta una serie di altre cose, invece solleciti, vengono convocati i genitori, si cerca di parlare, si arriva a far firmare dei moduli di dissenso informato, quindi si danno tutte le informazioni e si dice ai genitori: se proprio non vuoi sottoporre il bambino a vaccinazione, assumiti tu la responsabilità di quello che stai facendo, ok? Quindi in realtà il senso di questo era cercare di spiegarvi che si parte con un obbligo giuridico che però perde un po' tutti gli incentivi alla sua applicazione. L'apertura più evidente, nel senso di dire l'obbligo non è la soluzione migliore, la troviamo nel Piano Nazionale Vaccini del 2005-2007, in cui si dice sarebbe preferibile l'impegno per l'informazione e la persuasione piuttosto che l'imposizione legale. Ok, questo atto, che non è una legge, però una sua rilevanza giuridica ce l'ha, autorizzava le regioni ad avviare dei percorsi per la sospensione dell'obbligo vaccinale, e questo è stato fatto in Veneto, per esempio, che nel 2007 ha adottato una legge che sospende l'obbligo vaccinale. Quindi se voi siete nati in Veneto dopo il 2008, non siete soggetti all'obbligo vaccinale, che invece vale per tutti i soggetti nati nelle altre regioni d'Italia, ok? Giuridicamente è una cosa un po' strana, però oggi non abbiamo il tempo di andare nei dettagli più di tanto, prendetela così. Ovviamente, sospeso l'obbligo vaccinale, tutto corredato con una serie di garanzie abbastanza importanti, quindi monitoraggio, possibilità di sospendere la sospensione nel caso in cui i dati fossero di nuovo preoccupanti, ok? Quindi un tentativo di dire spostiamoci verso forme di adesione piuttosto che imporre un trattamento sanitario, che è sempre una cosa un po' delicata. Chiudo. Oggi però, o meglio, i dati ancora più recenti, che insomma fanno parlare di nuovo di situazioni forse in parte almeno preoccupanti, hanno portato la strada a tornare un pochettino indietro. Quindi se avete sentito un po' sui telegiornali o giornali, le ultime iniziative a livello di diritto sono tornate indietro. Avrete sentito parlare sicuramente della legge dell'Emilia-Romagna, che impone la presentazione del certificato vaccinale per iscrivere i bambini all'asilo nido. Okay? La stessa cosa più o meno è successa nel comune di Trieste, e di un provvedimento legislativo analogo si sta parlando in Toscana. Se guardate i titoli che vi ho messo qui, 500 genitori alla regione, no all'obbligo di vaccinazione, quindi subito le reazioni di chi non vuole sentirsi imporre un trattamento sanitario. D'accordo? A Trieste in realtà si è passati addirittura per il Tribunale Amministrativo Regionale, cioè qualcuno ha impugnato la decisione comunale di far tornare una sanzione indiretta per chi non sottoponesse i figli ai vaccini, e il Tribunale ha detto no, guardate che un provvedimento del genere è legittimo perché bisogna fare un bilanciamento fra l'interesse individuale e l'interesse collettivo. Chiudo con questa cosa un po' strana che spiega però un po' qual è la difficoltà del diritto, ok? Perché loro, voglio dire, tutta la scienza ci dice i vaccini fanno bene, la soluzione potrebbe essere imponiamoli, punto e basta. Purtroppo se il diritto entra con il pugno di ferro rischia spesso di fare più danni rispetto alle questioni che forse potrebbe eventualmente risolvere. Okay? I rapporti che vi ho indicato qui in maniera abbastanza stupida sono sostanzialmente due, cioè da un lato abbiamo un rapporto di proporzionalità diretta: se tante persone rispettano quelli che la Costituzione chiama doveri di solidarietà all'interno di una società, si allarga la possibilità per alcuni di scegliere di non sottoporsi ai vaccini, ok? Per le ragioni che vi hanno spiegato prima relative all'immunità di gruppo, ok? Se manteniamo un certo standard di copertura, qualcuno può anche decidere di non sottoporsi ai vaccini. L'importante però è che la maggior parte faccia una scelta in senso opposto, ok? Dall'altra abbiamo un rapporto di proporzionalità inversa, perché il rischio di non sottoporsi ai vaccini diminuisce all'aumentare dei soggetti vaccinati.
e sta cosa qui da gestire per il diritto che deve stabilire delle regole che dovrebbero essere generali, astratte, valere per tutti, è una cosa veramente complicata. Ok? Finisce così, lasciandoci con la complicazione. Grazie, grazie alla dottoressa Tomasi. Allora, come avete visto, Stefano Augusto Maria Biressi sta facendo il questuante di domande. Lo ringrazio insieme al ringraziamento a Cristina Bezzi e a Simona Casarosa che hanno reso possibile l'appuntamento di oggi, perché spesso dietro le quinte poi c'è chi lavora e opera affinché le cose vadano bene. Ha raccolto già svariate domande, abbiamo due alternative, una è fermarci fino alle 9, l'altra è chiedere ai relatori di essere molto rapidi perché le domande sono davvero tantissime. Magari poi ne avete altre e noi siamo pronti a questo e ad altro. Allora, questa è una prova di scrittura, una prova di lettura e una prova di risposta. E io cercherò, e poi correggetemi però anche voi, nel senso che cercherò di, come dire, sparpagliare sì, le domande di qua e di là in base un po' alle competenze specifiche. Alberto, scusa? Ah, si è anche autorizzati a parlare, ma pensate te che bello. Allora, c'è anche la possibilità, soprattutto per quelli che fanno le domande scritte in micron, di fare le domande direttamente, no, se qualcuno voglia interloquire, vi chiedo già, se avete voglia invece di alzarvi e fare la domanda, se vi piace di più, è anche più bello per noi ovviamente dare un volto a una domanda. C'è anche il microfono cosiddetto gelato, semmai, però vi chiedo. Intanto vi vedo, vi siete tutti buttati, avete una gran voglia di rompere il ghiaccio, per cui partirei con le domande scritte. Però insomma, basta un vostro cenno, ecco, prego. Allora, aspetti però, Cristina, mi aiuti col microfono così... Sì, è vero, funziona anche se strilla, però non so le registrazioni, ad esempio chi ci sente via Skype, se riesce a sentirci ugualmente. Prego. Buongiorno a tutti. Io ho una domanda da fare a voi, nel senso, durante ricerche personali sulla voce narcolessia di un motore di ricerca su Wikipedia, ho letto che nel 2010 in Svezia è insorto il sospetto che ci potesse essere un'associazione tra i nuovi malati di narcolessia ed il vaccino antinfluenzale Pandemrix. Grazie. Quindi, rischia tutto, ce ne sono altre? No, prego, prego. Prego, mi serve il microfono. Si sente. Si sente. La domanda prosegue con la citazione testuale di ciò che è stato rilasciato dall'Agenzia del Farmaco della Svezia, ossia i risultati di uno studio svedese indicano un rischio 4 volte maggiore di sviluppare la narcolessia nei bambini ed adolescenti di età inferiore ai 20 anni vaccinati con Pandemrix rispetto ai bambini della stessa età non vaccinati. Grazie, questo è per il professor Bozzi a colpo sicuro. Gli chiedo anche di spiegare in una... che spesso tanto si usa come battuta, no? Spesso vi sarà capitato mai di dire ma sei narcolettico, un amico che si addormenta all'improvviso. In realtà è una cosa molto seria. Professor Bozzi. Narcolessia è una condizione neurologica, una patologia neurologica caratterizzata dall'improvviso attacco di sonno. Allora, di sicuro esistono forme ereditarie di narcolessia. Queste sono state studiate nell'uomo e... Scusate, vi richiamo all'ascolto. Nei cani, quindi anche in altre specie animali. E queste sono ben descritte. Sinceramente, proprio ad essere onesto, io di questa storia non ero a conoscenza. Cioè dello studio svedese? Dello studio svedese non ero a conoscenza. Non sono un esperto di narcolessia, quindi non ho seguito la vicenda. Non, onestamente non posso dire niente di più di quello che... Come è giusto che faccia l'uomo di scienza, no? L'uomo di scienza non parla, non per sentito dire, ma... le cose, magari se Silva ha più presente la... C'è dubbio. Stavo spostandomi... Sì, velocemente, c'era stato sottoposto, allora, il gruppo, infatti, interministeriale con il gruppo dipartimentale, insomma, dell'AIFA, è un gruppo che si ritrova semestralmente, ed era stato messo all'attenzione lo studio, però, fra l'altro,
Da questo studio erano state fatte poi delle disamine della letteratura ulteriore, e che sapevo è stato fatto anche uno studio, poi un trial ulteriore, che ha confutato poi i dati. Quindi il monitoraggio, perché quando arrivano le segnalazioni vengono molto pesate. È il vaccino influenzale usato nella pandemia, che era stato, c'erano state anche un po' di polemiche, perché adesso qua il professore non vorrei sottrarre il campo, perché sennò sì, la prima domanda dedichiamo 35 minuti. Un vaccino che era stato allestito piuttosto rapidamente, per cui aveva suscitato un po' di malessere, e si erano sorte un po' di ipotesi ovviamente ancora più forti, che potesse insomma essere associato a degli interessi, che ecco, però era soppesato, sì, il dato della letteratura c'era stato posto all'osservazione. Emerge anche la questione del dottor Google. Professor Grandi, però, vuol dire una parola su questo? Perché poi magari rispondiamo anche a altre domande. Dire che noi, io come sapete, avevo lavorato 20 anni in un'industria farmaceutica, e lavoravo nella ricerca, ero direttore delle ricerche della, posso dirlo, della Novartis. Sì, della Novartis, sì, sì. Non faccio pubblicità o... E quindi niente, siccome noi sviluppavamo il nostro vaccino appunto pandemico, no? Subito abbiamo preso atto di queste informazioni, abbiamo fatto un'analisi, un ulteriore studio, e assolutamente la risposta è stata che alla fine i dati andati sul fatto su un campionamento più alto non erano in grado di sostenere questa evidenza. Dovete tenere presente che quando c'è una popolazione che si vaccina ampiamente, alla fine dare una causa-effetto diventa sempre molto difficile. Perché, faccio un esempio... Altra le percentuali, insomma. Esattamente, certo. Tutti noi andiamo in macchina, no? Se uno viene un fruco dal sedere, dice colpa della macchina, no? Perché sei seduto e sei sempre... allora è la colpa... Ma in realtà poter dare l'attribuzione di una causa ad un effetto diventa sempre molto difficile, se la popolazione che poi ha una certa abitudine, un certo comportamento è molto ampia. Quindi questo per rispondere alla domanda che a volte, se il campionamento, come poi ha fatto vedere anche per l'autismo, il campionamento non è ampio, diventa poi difficile poter stabilire la causa-effetto. La risposta è stata che noi ci siamo subito ovviamente occupati di questo aspetto, e come diceva la dottoressa non ci sono in realtà evidenze che ci sono delle cause dirette. Va a fidarti degli svedesi. Dottoressa Franchini, come mai c'è, specialmente nelle zone del mondo più avanzate, una grande diffidenza verso i vaccini? In parte forse ha risposto, ma forse qualcosa va aggiunto, visto che la domanda arriva adesso. Sì, questo è interessantissimo. Fra l'altro ci vengono in aiuto anche i sociologi e anche i filosofi per spiegare questo. Noi abbiamo fatto un seminario dedicato a questo, proprio per aiutare a comprenderci. In breve, perché appunto pochi secondi, e nei paesi occidentali perché? Allora, in realtà il fenomeno degli antivaccinisti nasce in concomitanza con la vaccinazione, fin dal 700 da Jenner, come ci ha raccontato il professore. Perché da sempre comunque c'è chi si pone in una posizione contraria, ma è giusto, soprattutto in un contesto democratico. L'importante però è agire con razionalità. Tornando al nostro paese occidentale, perché c'è più diffidenza? L'abbiamo detto, perché le vaccinazioni sono vittime del loro successo. Cioè, naturalmente una percezione del rischio, e qui ci aiutano i sociologi, che è cambiata. Noi vediamo come distante la malattia, mentre percepiamo come reale il rischio legato al vaccino. Se ci pensate, il vaccino è un'azione controintuitiva. Io vado a vaccinare delle persone presumibilmente sane per proteggerle contro la malattia, ma mi sottopongo a un trattamento, quindi è molto controintuitivo. Vedo quindi distante la malattia e reale fisicamente il discorso del vaccino. Non è razionale, è una costruzione questa del rischio, proprio sulla base di quello che è il costrutto socioculturale in cui io mi colloco. Cioè, se io mi basassi sui dati razionali, valuterei la malattia come rischio reale, e su questo molto ci stiamo spendendo, facendo capire nella scelta della vaccinazione che la malattia ha dei rischi reali. Mentre noi ci basiamo su quello che vediamo, cioè la vaccinazione, e ci concentriamo su questa. Quindi è proprio legata alla percezione del rischio che è mutata. Io non accetto il rischio, è tipico della nostra società occidentale non accettare il rischio e avere paura. Ecco che la malattia è distante, è anche un discorso, qui ci aiutano i sociologi, narcisistico, individualistico, per cui io vedo la malattia come lontana ed è affar loro, mentre il rischio del vaccino lo vedo molto più reale. In estrema sintesi, ma esistono seminari interi su questo che noi stessi insomma abbiamo cercato di esplorare. È estremamente interessante, perché vale per le vaccinazioni come vale per molti altri aspetti. È ottima questa domanda.
Grazie. Dico a Stefano Augusto Maria che la vera sfida, arrivo. La prossima sfida è il francobollo, cioè chi mi manda una domanda su francobollo vincerà un premio. Prego. Grazie. Sì, adesso qua... Poi tenderei... Sì. Questo qui è per il professor Grandi, da un certo punto di vista, non mi sembra più adatto. Poi tenderei, se, non offendetevi, a privilegiare i ragazzi, no? Nel senso che è un incontro per i ragazzi, per cui... No, sì, l'ho visto anche... Cioè, prego, prego. Può testimoniare che è un ragazzo. Professor Grandi. No, ma... la domanda era se è evidente, che i bambini non vaccinati assumono o prendono più malattie. No, io avevo... Allora, le alcuni posso solo dire che avevo un paio di slide come backup, anche in inglese, in cui facevo vedere i dati oggettivi di quale può essere il rischio della vaccinazione. Allora, ci sono, il rischio della vaccinazione è documentato scientificamente e ci sono vari metodi e motivi. Uno dei rischi di vaccinazione che poi può avere portato anche la perplessità sui vaccini è che, come vi ho fatto vedere, i vaccini, ci sono dei vaccini che sono fatti, ancora esistenti, con i microrganismi che sono attenuati. Okay? Allora, il meccanismo attenuato, by definition, con una certa frequenza, molto bassa, può tendenzialmente ritornare nella forma patologica. Allora, l'esempio classico che viene sempre riportato è il vaccino della polio. Il vaccino della polio originariamente era fatto per via orale, vaccino della polio per via orale, che si chiamava OPV, ed era quello che si prendeva, voi non lo avete preso sicuramente quello, io lo prendevo quando ero piccolo, con lo zuccherino. Sono nemmeno arrivati a studiarla a quell'epoca, a scuola, quando noi prendevamo lo zuccherino. Era l'unica vaccinazione che ci piaceva, perché ci prendevamo pure lo zuccherino. Quello però era un vaccino attenuato, anzi tre ceppi sono in realtà attenuati, e statisticamente noto che uno su un milione, con una frequenza di uno su un milione, di un bambino su un milione, o di un vaccinato su un milione, il virus tendenzialmente si riconvertiva in forma patologica e di conseguenza portava la malattia, dava la paralisi classica della malattia. Quindi questo, allora adesso il vaccino che invece voi avete preso, che la professoressa ha fatto vedere, che l'IPV l'avete visto nel calendario che ha mostrato, quel vaccino invece non è più quello che ho preso io con la pasticchetta, ma è quello che invece è inattivato, inactivated poliovirus, l'IV sta per inactivated. E questo vaccino invece non può più riconvertire, quindi... Purtroppo però ci prendiamo, mentre l'OPV è stato fantastico come vaccino, perché la polio è stata quasi praticamente debellata, quindi è un vaccino fantastico. Però i cinesi accettavano il rischio di 1 su 100 a suo tempo, una mortalità su 100 per vaccinarsi, visto che l'incidenza era altissima, noi ci eravamo presi il rischio di 1 su 1 milione, che è molto basso, no? Se vediamo. Adesso non c'è manco più quel rischio, perché i vaccini che cercano di farsi sono quelli sempre di ridurre, sempre di aumentare sempre la sicurezza. Purtroppo ci prendiamo il retaggio del fatto che c'era quell'evidenza. Quindi, e concludo, una delle considerazioni, adesso i vaccini sono estremamente sicuri, sono i farmaci più controllati in assoluto, ve lo posso dire io, abbiamo sviluppato il meningococco B. Da quando abbiamo pubblicato sulla rivista scientifica il paper, no? Che era nel 2000 pubblicato su Science la rivista, noi l'abbiamo messo in commercio nel 2014, abbiamo cominciato a lavorare nel 1996, nel 2014 è stato registrato in Europa. 17 anni per poter registrare il vaccino, immaginate pure i costi che ci siamo tenuti addosso. Quindi e questo perché? Perché sono sottoposti a dei controlli spaventosi.
Però, certo, ci sono alcune evidenze che ci sono, ma non certo l'autismo. Scusa, posso fare un'integrazione perché è importante quello che aveva detto? Allora, tieni presente che comunque i contrari alle vaccinazioni sono una quota minoritaria, molti di più sono i cosiddetti esitanti. Adesso c'è proprio una categoria definita dagli Stati Uniti. La categoria di nicchia, che è contraria, è stato fatto uno studio recentemente in Italia e rileva proprio il profilo. Sono in genere persone con una genitorialità tardiva, quindi il figlio prezioso, sono generalmente soggetti molto istruiti, minimo superiori se non addirittura a titolo di laurea, sono persone molto attente, hanno questo atteggiamento proprio di iperprotezione con un atteggiamento spesso che si colloca relazione a quelle che sono delle tendenze ideologiche di tipo antroposofiche, steineriane, che tendono a vedere a secondari degli stili naturali che poi si estremizzano, non tenendo presente che fra l'altro l'accusa che facevano nel Settecento è che i vaccini non erano innovativi, similia similibus curantur, cioè che addirittura erano troppo simili alla malattia. Invece adesso vengono ritenuti come troppo artefatti, no? Ecco, comunque ricollocandosi, quindi genitori molto attenti questi di nicchia che però si collocano in questo filone e poi c'è tutta una costruzione all'interno di questo, però, ecco, però si colloca poi in un atteggiamento di iperprotezione. Diverso è il discorso su cui noi vogliamo agire, che è la percentuale maggiore, che sono i cosiddetti esitanti, cioè sono le persone che sono incerte perché sentono queste informazioni che spesso sono incoerenti, si contraddicono, e perché nei social network noi siamo poco presenti come istituzioni, perché non abbiamo le forze, le risorse, mentre altri che hanno posizioni contrarie si prendono lo spazio, ecco. Quindi, tanto per essere in estrema sintesi, così, ecco, una piccola... Grazie. Se ci sono altri esitanti, vado avanti con i biglietti. Allora, ma molti avranno già mandato la domanda, per cui dicono già dato, no? Immagino, ne ho qua 780, perché probabilmente tutti ne hanno fatte almeno due. Allora, perché il Movimento 5 Stelle vuole rendere obbligatorio il vaccino agli immigrati e non ai bambini neonati? Perché comunque, se gli immigrati hanno malattie, il vaccino li guarisce? Dottoressa Franchini, mi sembra tutta sua. Sì, vabbè, questa è... ai 5 Stelle domandatelo loro. Per quanto riguarda invece i profughi, li ho seguiti, li sto seguendo in prima persona dal punto di vista della prevenzione, con estrema attenzione. Parlavamo di vaccinazione come diritto. Ecco, non è che i profughi che vengono qui portano delle malattie, semmai in condizioni di precarietà, se persistono in condizioni di disagio, certo che possono sviluppare situazioni particolarmente che incidono sulla loro salute. Ecco, se ci riferiamo poi al discorso di questi giorni della tubercolosi, è un discorso delicato, ma lì è legato a presenza di aree endemiche, ma non c'è assolutamente una situazione di pericolosità. Si tratta di un'accoglienza che deve essere secondo dei criteri che noi in Trentino stiamo rispettando e li stiamo accompagnando in un percorso che li favorisca nell'integrazione e nella protezione della propria salute per loro e per la collettività. Ecco, poi il discorso di vaccinazione è un diritto per tutti e noi lo cerchiamo di proporlo in questi termini. A proposito di diritti, dottoressa Tomasi, prego. No, beh, quelli comunque non sono nei profughi. No, ho visto che nel giornale, certo, c'è stato un abbinamento, ecco, alle profughi, ma non erano nei profughi. Dunque, la vaccinazione è più un diritto o un dovere? Dottoressa Tomasi, in parte ha provato a rispondere, adesso si fermerà altri 20 minuti, non nel senso che... No, però diritto o dovere è un tema gigantesco. Sì, è facile, cioè quello che è fondamentale... Le so tutte. È che la vaccinazione sia un diritto. Ok, se la Costituzione riconosce la salute come diritto fondamentale, di conseguenza la possibilità di accedere ai vaccini e di poterci accedere gratuitamente deve essere un diritto, e questo è certo. La scelta di far sì che i vaccini siano dei doveri dal punto di vista giuridico è una scelta, nel senso che possiamo dirci che moralmente è un dovere vaccinarci, ok? Il fatto che quella cosa lì però diventi un obbligo di legge è una scelta. L'ordinamento italiano, come avete visto, ha scelto di
imporre 4 vaccinazioni come obbligatorie, ma poi di alleggerire questo obbligo con tutta una serie di strategie. Ci sono stati anche molto vicini all'Italia che hanno fatto una scelta completamente diversa, per cui non esistono obblighi vaccinali. Esistono politiche per cui sono raccomandati, consigliati, pagati, ma non esiste un obbligo giuridico. Quindi deve essere un diritto, può essere un dovere. Grazie. Ultimamente si ha la possibilità di vaccinarsi contro le zecche. È consigliabile oppure si può evitare? Professor Grandi, infatti ho sentito contro le zecche, è sempre dottor Google? È sempre dottor Google? Vuole intervenire lei? Vabbè, riguardo sì, le malattie portate alle zecche, giustamente no, professor Bozzi. Ha aggiunto. Vabbè, riguardo alla vaccinazione, scusami, ma si integrano. No, va benissimo. L'obbligo vaccinale è importantissimo, infatti, qua il diritto, perché tutela la collettività. Ecco, penso che converrai con me che, fra l'altro, le prime vaccinazioni che sono state introdotte come obbligo avevano l'estrema importanza di garantirne il diritto, perché soprattutto in un tempo in cui non c'era la cultura alla vaccinazione, era una maniera impositiva per tutelare la collettività e per veicolare immediatamente il messaggio e per favorire l'universalità, anche raggiungendo le fasce più emarginate. Quindi era un'offerta che nella sua imposizione mirava però all'offerta attiva, quindi l'obbligo era nato proprio come in un contesto culturale dell'epoca come opportunità di vaccinare tutti, no? E vabbè, poi sull'obbligo sappiamo che il tema è estremamente attuale, visto che molte regioni stanno ragionandoci. Zecche no, ma malattie portate alle zecche si aggiungeva? Sappiamo che la nostra area del Trentino è un'area ad alta densità di zecche, e che per quanto riguarda le zecche abbiamo sicuramente un'attenzione nella tick-borne encefalitis, la cosiddetta TBE. Fino dagli anni 70 avevamo un'area circoscritta ai laghi di Lamar, laghi di Terlago, quindi la Terlago, per cui c'era stato fin da allora uno studio proprio rivolto alla popolazione, era stata offerta attivamente, gratuitamente la vaccinazione. Dopodiché è stata estesa ai forestali. Cioè il Trentino, come molte aree fra l'altro dell'est europeo, è diciamo un'area sovrapponibile alla vicina Austria, perché le zecche sono portate, e qua c'è una forte collaborazione tra l'azienda sanitaria e l'istituto di San Michele all'Adige proprio per questo aspetto, perché le zecche vengono studiate, vengono controllate sul nostro territorio, perché è legato proprio al fatto che vengono trasportate da cerbiatti, scoiattoli e animaletti del bosco, per cui altre aree dove è endemica dell'est europeo, ecco, che veicolano queste zecche infette che sono ormai presenti da noi. Ed è vero che negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento dei casi di tick-borne encefalitis, e li abbiamo avute non più solo circoscritta alla Valle dei Ladigi, ma anche in altre nostre aree trentine. L'indicazione alla vaccinazione è al momento però un'indicazione limitata, appunto, a categorie professionalmente esposte come forestali, ecco, insomma, non vi è ancora un'indicazione, non l'abbiamo data a residenti, se non appunto ancora anni e anni fa, a quanti abitano a Terlago, ecco. Per cui stiamo monitorando con estrema attenzione ormai da alcuni anni, ecco. Grazie. Professor Grandi, nei prossimi anni sarà possibile scoprire un vaccino antitumorale? Se sì, in quanto tempo? E in un bambino, gliene faccio due o tre veloci così è più semplice, in un bambino la somministrazione di vaccini può portare a cambiamenti comportamentali o di umore? E infine, spiegazione dei vaccini antimeningite e spiegazione dei costi. In minuti tre, a partire da adesso. Dunque, vaccino anticancro. Sì. Dunque, il vaccino anticancro, ci sono tantissime prove cliniche che sono in corso. Intanto dovevo fare una differenziazione. Il vaccino anticancro, i vaccini sono, si differenziano, se vogliamo, in profilattici, cioè quelli che sono fatti per prevenire la malattia, e vaccini che sono invece potenzialmente terapeutici, cioè uno ha già la malattia e vede se, somministrando la vaccinazione, uno può curare la malattia. Allora, in questo momento di vaccini terapeutici praticamente ci sono tantissimi studi, e non, però in realtà non ci sono, non esistono. Il vaccino del papilloma si sta vedendo se ha degli effetti anche terapeutici, ma per il momento viene somministrato in termini profilattici.
Perché ho fatto questa introduzione, se no poi mi picchia troppo veloce, è perché il vaccino dei tumori sono classicamente, rientrano nei terapeutici. Uno non è che si può vaccinare, almeno con delle eccezioni, non è che si vaccina in attesa di avere, può in questo momento vaccinarsi nella speranza di prevenire il tumore, certo, ma normalmente la vaccinazione è prevista nel caso in cui ne ha già un tumore, uno viene a un trattamento antitumorale e poi eventualmente aggiunge la vaccinazione. Questo è con eccezione, perché voi sapete che l'epatite B per prima cosa il papilloma sono classici vaccini invece profilattici contro i tumori, perché prevengono l'epatocarcinoma, quell'epatite B, e il tumore alla cervice nel caso o tumore testacollo adesso ultimamente nel caso del papilloma virus. A proposito del papilloma virus, la domanda dice: anche per gli uomini è consigliato? Adesso, in questo momento, tra un po' ci verranno solo consigliato, verrà anche raccomandato, essenzialmente che verrà passato probabilmente, almeno in alcune regioni, probabilmente anche a livello nazionale. Hanno già cominciato, mi dice. A livello nazionale come raccomandazione, che vuol dire pagato. Raccomandato vuol dire che viene pagato, il passato come pare. La risposta è sì, perché in teoria blocca la trasmissione e, come dicevo, c'è un incremento, anche se gli studi sono in corso, c'è un incremento molto alto adesso di tumori testacollo dovuto a papilloma virus. E quindi l'idea è che questi tumori possono essere prevenuti attraverso la vaccinazione con papilloma. Risposta della meningite, c'è una domanda sul meningococco, mi sembra. Sì, spiegazione e spiegazione dei costi era la domanda. Allora, spiegazione dei costi di vaccini per il meningococco, ce ne sono di due tipi, meningococco di tipo A, C, W e Y, che sono dei quattro serotipi diversi, e la vaccinazione basata su dei polisaccaridi, quindi è basato sulla purificazione della capsula polisaccaridica, e lì sono quattro componenti e quindi già i costi, voi capite che uno deve aggiungere quattro composti per poter prevenire tutti e quattro i serotipi. E quindi rispondo che ci sono dei costi ovviamente associati alla produzione di questo vaccino tetravalente, che anche se adesso vengono fatti spesso solo il C, ma comunque c'è il tetravalente. Per quanto riguarda il meningococco B, quello è costituito in questo momento da quattro componenti, tre proteine e delle membrane, e anche questi costi di produzione, li conosco bene perché l'abbiamo sviluppato noi a Novartis, sono costi di produzione abbastanza elevati, ed ecco perché giustificano in parte almeno i costi del vaccino, ovviamente sono costi che sono abbastanza importanti, perché mi sembra siano su 80 o 100 euro a dose, mi sembra questo. Quindi vi ribadisco che nel conto del costo che voi dovete fare, qui chiudo, quando viene fatta una valutazione del costo, è difficile fare una valutazione, cioè dicono le società farmaceutiche fanno pagare troppo. È vero che nel costo incide la materia prima, quanto costa fare il prodotto e quindi la purificazione, gli impianti, l'ammortamento degli impianti e tutto. Dovete anche tenere presente che nel prezzo deve essere messo anche il costo di tutto lo sviluppo del farmaco. Vi ho detto che il meningococco B è durato 17 anni per portarlo dalla ricerca allo sviluppo, e il costo sono più di circa un miliardo di euro che abbiamo pagato per sviluppare questo prodotto. Quindi voi capite che se la società deve recuperare almeno questi 1 miliardo di euro distribuito, e quindi ecco che nel costo va necessariamente messo anche questo, altrimenti la società fallisce e tutti quelli che lavorano vanno a casa e perdono il posto di lavoro. Quindi vi prego anche di ricordare nell'incidenza del costo non solo la materia prima, ma anche quello che è servito a sviluppare. Professor Bozzi, vuol dire lei qualcosa sulla questione cambiamenti comportamentali o di umori, visto che prima si occupava quasi di stregonerie? No, allora ancora una volta, io non sono un medico, quindi non sono un epidemiologo, però da neuroscienziato vi posso dire che sicuramente qualunque sollecitazione abbastanza importante al sistema immunitario, sì, certamente può dare cambiamenti d'umore. Quello è ormai provato sicuramente in animali di laboratorio, ci sono studi anche fatti sull'uomo molto evidenti. Sostanzialmente, nel momento in cui il sistema immunitario viene sollecitato, nel sangue e poi
di conseguenza nel cervello, vengono prodotte delle sostanze che hanno, tra le varie funzioni, possono avere un effetto sulle strutture del cervello che controllano l'umore o la capacità di apprendimento, le capacità cognitive. Quindi c'è un fortissimo, diciamo, dialogo tra il sistema immunitario e il cervello, ancora poco conosciuto, però sicuramente da esplorare. Quindi ci può stare, ci può stare assolutamente, per quel poco che ne sappiamo ci può stare, sì. Dottoressa Franchini, è vero che il vaccino dell'epatite B può causare malattie autoimmuni? Sì, anche questo è uno degli aspetti che è stato tanto valutato negli anni, per cui no, abbiamo ormai delle definitive evidenze che vengono riportate nella bibliografia più comune, che lo scagiona, insomma, fa parte dei grandi miti che vengono riportati, fa parte delle ipotesi che sono state sollevate, come sono state ricordate prima, sia delle malattie autoimmunitarie in generale, dell'epilessia, però al momento i dati che abbiamo, fra l'altro su insomma degli studi numericamente robusti, assolutamente non solo non l'avvallano, ma in alcuni casi, come in questo caso specifico dell'epatite B, tendono proprio a scagionarlo, ecco. Solo un inciso sul papillomavirus, ecco, l'azienda sanitaria... Ci sarei rimasto male se non tornava su una domanda precedente, perché ci sarei proprio... No. Sì, sul papillomavirus, ecco, l'azienda sanitaria da quest'anno si è impegnata infatti a convocare anche i ragazzini, come le ragazzine. Perché agiamo così giovani? Perché vorremmo poi costruire delle... Cosa intendiamo, chiedo scusa, per ragazzini? I ragazzini, dodicenni, ossia quanti hanno compiuto gli 11 anni, e quindi li chiamiamo perché poi contiamo in circa 12 anni di creare una corte di popolazione completa in cui il papillomavirus non abbia più avuto modo di circolare. Comunque è gratuita fino ai 18 anni. La gratuità è in funzione proprio anche della massima efficacia del vaccino e del rischio, insomma, l'efficacia perché è legato ovviamente all'inizio anche dell'attività sessuale. Tutto assolutamente condivido tutto quello che ha detto il professore. Ecco, ricordiamo anche i banali condinomi che sono tanto frequenti fra i giovani, che è vero che non sono lesioni maligne, ma sono lesioni molto frequenti, per cui richiedono tanti accessi agli ambulatori dermatologici, sono fastidiosissime, e infatti l'indicazione principale per la vaccinazione nei maschi infatti è proprio quella dei condinomi, che sono delle lesioni a livello genitali, ecco. E per cui in una stima di massima ce ne sono insomma numerosissime a livello anche nostro trentino, per cui è un'indicazione anche questa avvallata sulle evidenze, ecco, per cui sappiate che esiste la vaccinazione, che si può fare, ecco. Come i ragazzi fino ai 26 anni, dopodiché l'efficacia però non è dimostrata. Come si attenua un virus o un batterio? Devo chiamare un altro al tavolo? C'è in sala? No, scherzo, professor Grandi. No. Poi, anche perché la indicano tutti, per cui prego. A parte la pratica, I'm joking, come a parte la pratica cinese del mantenere all'aria, quella è una pratica. Però, per esempio, un vaccino classico che. Lei deve aver litigato con una bidella, nel senso che ogni volta le arriva il campanello, per cui. Un vaccino, uno dei migliori vaccini sviluppati è il vaccino contro la febbre gialla. Un certo Taylor che ha preso il premio Nobel poi per lo sviluppo di questo vaccino. E come è stato fatto? È stato passato circa 142 volte in embrione di pollo, in cui era stato rimosso il tessuto, la parte dell'embrione che dava lo sviluppo del tessuto nervoso, perché è un virus che va appunto a infettare il sistema del tessuto nervoso. E questo l'ha ripassato 142 volte, questo virus, in questo uovo, questi embrioni privi di questo tessuto, in modo da favorire, da evitare che il virus perdesse la sua propensità, per dire in poche parole, a crescere nel sistema nervoso. E alla fine ha isolato questo virus, che si chiama il ceppo D7, che è quello adesso usato in tutte le produzioni di virus di vaccino contro la febbre gialla, che è stato somministrato in centinaia di milioni di persone con la massima sicurezza. Allora, perché l'ha passato? Il motivo per cui l'ha passato, avete capito, cercava di fargli perdere l'atropismo per il tessuto nervoso.
quale è stato razionale era questo, la probabilità, poi alla fine è stato puramente, squisitamente, alla fine un passaggio continuo di selezione. Altri vengono fatti con le temperature, si alzano le temperature e quindi i batteri, per esempio, vengono attenuati. Pasteur, quello dell'Antras, del Bacillus anthracis, l'aveva fatto crescendo la temperatura a 42 gradi invece quelle permissive. Ecco, questi sono i sistemi diciamo più classici di attenuazione del ceppo, altrimenti si uccidono, si trattano con prodotti chimici e vengono inattivati e uccisi. Guardavo la dottoressa Franchini, ma adesso sono tranquillo, perché non dicevo se voleva intervenire, ma è una battuta fra me e lei, non ne abbia male, anche perché io mi diverto un po', se no a volte il clima tende a una certa ora a affaticarsi. Esistono vaccini che influiscono negativamente sull'organismo provocando magari altre malattie? Se sì, quali? Dottoressa Franchini? Sì, siamo sempre lì perché effettivamente si torna, non si torna. Però evidentemente il tema è sentito. No, il tema è sentito, il tema della sicurezza, in cui sicuramente interverranno anche i colleghi. Però insomma, certamente esiste estrema attenzione riguardo ai vaccini, proprio perché abbiamo detto in premessa che sono somministrati alla popolazione sana. Quindi i vaccini, come meglio spiega il professore, hanno tutta una serie di controlli pre-autorizzazione e post-autorizzazione, cioè la fase importantissima è quando vengono immessi in commercio, perché lì esiste tutta una sorveglianza su milioni di dosi, perché prima ci sono i trial clinici, gli studi sperimentali e dopo c'è la fase della commercializzazione e lì abbiamo un ritorno su popolazione. Certamente abbiamo molte segnalazioni nel senso che effettuata la vaccinazione possono conseguire delle reazioni. Queste si chiamano una sorveglianza delle reazioni post-marketing, che è estremamente importante. Però, fatta la segnalazione, bisogna verificare il nesso di causalità, che è estremamente importante, cioè vedere se c'è solo un nesso temporale tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza dell'evento, oppure appunto se c'è veramente un nesso. Venendo ai vaccini, quello che è l'evento in assoluto che li accomuna e che è l'evento temibile è quello del rischio dell'allergia, che però li accomuna anche con gli altri farmaci, con l'antibiotico, nel senso che esiste comunque un rischio di reazione anafilattica, che è quella che ci pone più preoccupazione, un caso su un milione per l'antibiotico ma anche per il vaccino. Ed è infatti quello è un rischio che non è rimovibile, perché è una reazione allergica a un farmaco che viene somministrato. Quindi quello è l'evento rarissimo che però non possiamo mai escludere. Poi vi sono una serie di eventi a seconda del vaccino che sono attesi. Sono eventi che qui può intervenire il professore, vengono studiati in fase proprio di pre-autorizzazione in commercio, cioè vengono studiati già in fase sperimentale e che poi però vengono implementati nella fase successiva, cioè se in commercio poi vediamo che somministrando parecchie dosi del vaccino X cominciamo a vedere un evento anomalo, ecco che viene rindagato e nel famoso foglietto illustrativo potrà essere inserito come evento che comunque è incluso. Come diceva anche il professore, l'evento, a parte il rischio anafilattico che accomuna tutti i farmaci, noto è legato alla poliomielite, ma col vaccino Sebin, e qui l'ha già spiegato, cioè era un vaccino fantastico in quel momento perché non agiva solo a livello individuale ma anche sulla matrice ambientale, quindi essenziale laddove nei paesi è ancora endemico, però purtroppo ecco che poteva effettivamente modificarsi e provocare una malattia attenuata che abbiamo ancora, perché nella nota ministeriale che vi ho fatto vedere prima c'è indicato che in alcuni paesi dell'est dove ancora dobbiamo usare il polio perché non è neanche eradicato perfettamente, qualche caso di polio legato al vaccino lo abbiamo, e questo è un dato importante di un evento avverso alla vaccinazione noto. Per cui direi che questi sono gli aspetti più salienti, insomma, in estrema sintesi. Pian piano poi ci arriviamo verso la conclusione, anche perché ho visto che stiamo perdendo dei clienti che probabilmente hanno i mezzi o gli orari scolastici. Quale collegamento c'è tra la memoria immunologica e le allergie? Mi sa che è per lei, professor Grande. Memoria immunologica e allergie... questa è una domanda da rispondere anche sì, no. Cioè praticamente non nessuno ha potuto associare memoria immunologica o non allergie. Può venire l'allergia e possono essere due modi, o può essere un
Può essere che ci sono alcune forme di allergie dovute al fatto che ci sono alcuni vaccini, per esempio quello influenzale ad esempio è ancora, scusate, ancora, vi vedo che state confabulando, no, se ci sono alcune allergie... Stavano compulsando su Google, no, per vedere... Esatto, per vedere se rispondevo bene o male. Esatto. Alcune forme, diciamo, di allergie si possono avere in alcuni vaccini, per esempio, si accennava la professoressa al vaccino influenzale. Il vaccino influenzale ancora viene prodotto nell'uovo. Sì, voi sapete che il processo di produzione del vaccino influenzale è ancora fatto andando inoculando il virus nell'uovo. Praticamente c'è una dose di vaccino corrisponde a un ovo. Quindi siccome sono fatte circa il mondo, noi facevamo circa 70 milioni di dosi all'anno di vaccino, noi ci facevamo ogni 70 milioni di uova. E tra l'altro le uova dovevano arrivare già fecondate di 11 giorni. Voi immaginate il complesso che è la... Comunque, nell'uovo ovviamente si purifica poi il virus dall'uovo e poi viene addirittura splittato, cioè si purificano le subunità del virus. È possibile che nell'estrazione, nella purificazione, ti porti alcune proteine, alcune tracce di proteine dell'uovo. E allora queste tracce di proteine possono dare forme di allergia per chi è soggetto ad allergia dall'albume, per esempio. Ecco. Poi, forme di allergia legate alla memoria immunitaria, io personalmente non ne conosco assolutamente e ed è difficile, non c'è nessun dato, è impossibile poterlo... La reazione allergica è molto veloce, è diversa da quella, assolutamente. Io non escluderei assolutamente nessun tipo di possibile allergia dalla memoria immunitaria. Dottoressa Franchini, le chiedo anche un'altra cosa, così può intervenire anche su questo. A cosa servono i richiami se i vaccini non sono obbligatori e qual è la sintomatologia della poliomielite? Cosa servono i richiami se i vaccini non sono obbligatori? Sì. È un po' ostica. Nel senso che i richiami, esistono il calendario vaccinale e per ciascuna vaccinazione esiste, per renderlo efficace, il numero di dosi previste, non per tutte esistono i richiami. Lo esistono laddove gli studi hanno evidenziato che sono necessari completare un ciclo vaccinale. Poi comunque questo serve per riagganciarsi a quello che avevamo detto all'inizio. Se noi miriamo alla vaccinazione intesa nel senso collettivo, verrà meno anche questo discorso, perché quello che capita per il morbillo, che fra l'altro rappresenta una minaccia concreta, al di là più della meningite che è stata tanto enfatizzata, no? Abbiamo 4.000 casi in Romania con 17 morti, abbiamo in Italia già 1.000 casi e in Trentino lo abbiamo qua alle porte, cioè è già entrato, perché anche a Trento ne abbiamo già 2 primi casi. Ecco, quindi è qua. Nel morbillo abbiamo le 2 dosi che sono previste, ecco, sono previste dal vaccino per renderlo efficace. Ecco che però, ovviamente, se noi miriamo a raggiungere quella herd immunity, però noi invece ci teniamo su quella herd immunity bassa, che consente intanto però al virus di circolare, ecco che vanificheremo tutto il nostro sforzo, perché poi negli anni il virus continuerà a circolare e pian piano, certo, l'immunità tenderà a calare e quindi diverremo nuovamente suscettibili nei confronti del morbillo a 50 anni. E il virus purtroppo continua a circolare. E allora lì sì che si pone il problema e noi di sanità pubblica ce lo poniamo. Di fronte a questo insuccesso, cosa faremo? Proporremo allora un altro richiamo? In questi termini. Ma perché la vaccinazione deve essere intesa proprio in senso collettivo. Abbiamo un obiettivo da raggiungere. Se noi eliminiamo il morbillo non ci sarà più il problema dei richiami. Ecco, se è in questo senso, la domanda sicuramente è estremamente sensata. Se posso aggiungere una cosa per quanto riguarda i richiami, che è indipendente dall'obbligo o non obbligo. Il problema del richiamo è che c'è la memoria immunitaria, però tendenzialmente la risposta immunitaria con gli anni comincia a scendere. Okay? Ci sono alcune malattie in cui praticamente dura per tutta la vita, in altre di meno. E vi faccio l'esempio. Chi fa sport di voi ogni anno, ogni 2 anni deve farsi, è bene che si faccia l'antitetanica, il richiamo dell'antitetanica. Perché questo? Perché ve la fate? Perché il Clostridium tetani produce una tossina che è estremamente attiva, bastano poche molecole per dare la malattia, poche molecole.
Quindi cosa vi ho fatto vedere? Che il meccanismo di protezione da parte del vaccino tetanico, che è fatto con la tossina inattivata, è di indurre anticorpi, un titolo anticorpale sufficientemente alto da neutralizzare tutte le possibili molecole di tossina che c'entrano nel sangue. Siccome nel tempo la concentrazione di anticorpi contro la tossina scende, se la concentrazione scende sotto un certo titolo, un certo livello, a un certo punto c'è rischio che la tossina tetanica, se entra, possa agire. Quindi noi rifacendo il boost col vaccino, rialziamo il titolo anticorpale. E quindi diamo sempre conteniamo una concentrazione di anticorpi così alta da impedire che ci sia una possibilità di rischio che la tossina funzioni ancora. Quindi ecco perché ci richiamiamo. Perché abbiamo bisogno di ristimolarlo un po', di alzarlo. Okay. Che poi no, per l'antitetanica si è visto che adesso forse li immunizziamo tanto, che però insomma le evidenze mostrano che abbiamo un bel titolo, no? Ormai in età adulta, che è fantastico, insomma. Cioè, quindi c'è tutta una sequenza, come diceva il professore. Sintomi della polio. È un virus, ha un neurotropismo muscolare, per cui la manifestazione che abbiamo è orofecale, quindi circola nell'acqua, ecco perché l'importanza di debellarlo proprio dall'acqua. Poi noi lo assumiamo tramite l'acqua, viene assorbito, è un neurotropismo, quindi aggredisce i muscoli degli arti, ecco perché quell'immagine dei bambini atrofizzati, ma aggredisce anche i muscoli presenti a livello del torace, ad esempio, no? Che era uno dei principali, purtroppo, bersagli, per cui non abbiamo più la possibilità di espandere, quindi non abbiamo più la possibilità di respirare, di qui la necessità del polmone d'acciaio che avete visto. L'ultima domanda la faccio perché penso che qualche genitore abbia infilato nella tasca dello studente la domanda: è quando è necessario fare il vaccino alla prostata? Nel senso che dubito che i sedicenni si pongano questo problema, però se invece è così. Adesso il giovane studente è sospettato, è altamente sospettato il giovane studente. Dottoressa, allora, quando è necessario fare il vaccino per la prostata? Sarà il controllo, immagino, non il vaccino. Esatto, TSA non è un vaccino. Non è un vaccino. Allora, l'importanza degli screening. Allora, ok. Comunque ci sono gli studenti un po' più grandicelli che potrebbero essere interessati al tema. Prego. No, io posso rispondere per la parte di screening, il professore per la parte del vaccino, perché vaccini per la sanità pubblica riferiti a prevenzione di malattie per la prevenzione non ce ne sono. In atto vaccini terapeutici all'interno di quel discorso di tumori che faceva il professore, ecco, qui la ricerca evidentemente c'è un, l'unico vaccino tumorale che è attualmente in commercio, si chiama vaccino, il vaccino appunto contro il tumore alla prostata. È un vaccino che viene raccomandato, indirizzato per i pazienti con tumore alla prostata già operati, che addirittura sono castration resistant, cioè sono stati, voi sapete che siccome il tumore cresce, no, con stimoli ormonali, l'ultima spiaggia per questi pazienti è la castrazione. Questi pazienti che hanno avuto anche la castrazione continuano ad avere le metastasi da tumore alla prostata, gli danno questo vaccino. È un vaccino che è un po' sui generis, perché è un vaccino che viene fatto in questo modo, viene prelevato dal sangue, vengono prelevate delle cellule linfocitarie, in realtà del sistema immunitario, si chiamano cellule dendritiche, alla quale vengono poi, una volta prelevato dal paziente queste cellule, viene dato degli antigeni della prostata, del tumore alla prostata, uno particolare, e l'idea è di amplificare la quantità di cellule che sono capaci di eventualmente uccidere le cellule del tumore alla prostata. E queste cellule, una volta stimolate ex vivo, come si dice, vengono reintrodotte di nuovo nel paziente, nello stesso paziente, ed essenzialmente si è visto che sia un beneficio sulla sopravvivenza. Il beneficio medio che viene dato è di 4 mesi, 4,3, quindi vuol dire che un paziente mediamente sopravvive 4 mesi e mezzo in più. Il costo di questo trattamento è circa $100,000, perché viene fatto negli Stati Uniti. Quindi alla fine c'è anche un discorso etico, ma vale la pena fare. Quindi questo è l'unico vaccino attualmente esistente, che però è stato una pietra miliare nell'immunoterapia, perché ha dimostrato in modo chiaro che
che si può, attraverso intervenendo attraverso il sistema immunitario, si può in qualche modo ridurre o prevenire o comunque controllare la crescita tumorale. Sulla base di questo studio, adesso ci sono tantissimi altri studi che stanno cercando di fare vaccini più efficaci. Faccio un'altra domanda perché non mi piaceva finire così, no? Sì, adesso arrivo, no? Volevo solo dirvi che Woody Allen dice: sì, posso smettere di fumare, poi magari vivo una settimana in più e piove. Prego. Guardi, era la domanda che non sapevo avesse fatto lei, ma stavo dicendo, è possibile fare vaccini senza adiuvanti? Qual è esattamente la loro composizione? Se ne conoscono effetti collaterali? Lo chiedo anche perché ogni tanto io ricevo alla mia rubrica delle lettere al direttore qualche domandina di chi dice: sono andato in Svizzera a prendere dei vaccini diversi perché quelli italiani, visto che parliamo anche di cose da mistificare e demistificare, professor Grandi, vuol dire lei qualcosa su questo? Ma i vaccini, dunque, allora, i vaccini fatti con il vaccino interi, cioè con il microorganismo intero o attenuato o ucciso, normalmente non richiedono adiuvanti, perché adiuvanti sono i microorganismi stessi che forniscono l'adiuvanza. Quei vaccini che invece normalmente sono fatti da componenti, particolarmente proteine, quelli hanno bisogno di uno stimolo, c'è bisogno di un adiuvante e ci sono tutti i meccanismi immunologici che spiegano questo motivo. Quindi ci sono degli adiuvanti. Gli adiuvanti sono essenzialmente quelle molecole che normalmente hanno i patogeni, cioè vengono sfruttati delle molecole che si simulano la capacità del patogeno di stimolare la risposta immunitaria. Quindi è necessario mettere degli adiuvanti per amplificare e potenziare la risposta. Qual è l'effetto? Quale può essere l'effetto? Ma allora, squalene è un componente di un vaccino che è fatto quello dell'influenza, che si chiama l'MF59, che è un vaccino. Di vaccini, di adiuvanti nuovi ce ne sono pochissimi. Il primo vaccino, l'adiuvante utilizzato classico è l'allume, l'idrossido d'allume, che essenzialmente fa più da delivery e facilita, insomma, i meccanismi ci sono. Quindi ce n'è uno. Poi è stato fatto l'MF59, che contiene anche lo squalene e altri componenti, e poi adesso ci sono due altri adiuvanti fatti dalla GSK che contengono delle molecole che sono degli analoghi del lipopolisaccaride, del lipidate, che è una molecola presente nei batteri gram negativi. Questi sono gli unici quattro adiuvanti attualmente sul commercio. Ne stanno sviluppando sempre di più perché sta emergendo che hanno un'importanza fondamentale nell'indirizzare la risposta immunitaria verso o gli anticorpi o le cellule mediate, a secondo quindi della patologia, dell'invio, a secondo dell'agente infettante, è importante sviluppare o una cosa o l'altra. No, cioè, assolutamente, quelli che sono stati fatti in commercio, quelli che sono in commercio, ad esempio l'MF59 per il Fluad, quello che è un vaccino adiuvantato, quello lì, anzi, se dovessi infunizzarmi per l'influenza, bisogna usare il Fluad, quello adiuvantato. E scusa, riguardo l'idrossido d'alluminio, è estremamente interessante perché appunto ero andata a documentarmi ben bene e un report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità fa veramente il punto della situazione. Idrossido di alluminio, quello che è contenuto nel vaccino, è quello che noi inconsapevolmente consumiamo attraverso l'alimentazione, nell'acqua. Se tu guardi il dosaggio del vaccino, il dosaggio dell'assunzione quotidiana, e basta, si chiude. Il discorso invece assume altre dimensioni perché è proprio legata anche alla dose, nelle malattie professionalmente esposte. Allora lì si apre tutto il capitolo, per l'amor del cielo, della formaldeide, idrossido di alluminio, parlando anche di altre sostanze. Allora sì, rientriamo in un ambito razionale che richiede cura, rigore e insomma, ben lo sappiamo, però bisogna sempre contestualizzare. Grazie, dopo due ore si passa da uditori a ostaggi, per cui qui ci fermiamo e ringrazio il professor Bozzi, il professor Grandi, la dottoressa Tomasi, la dottoressa Franchini. Se avete domande o cose, noi siamo qui, abitiamo qua, se avete bisogno di qualcosa noi siamo a Povo. Chiunque cosa può benissimo. Come dire, si può continuare via email o con contatti di altra natura. Grazie ancora, buon pomeriggio. Bravi ragazzi, a fare le domande. Grazie tanto. Bravi insegnanti.